Buongiorno, benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito a questo Brexit, a questo seminario, questo webinar dedicato alla Brexit. Allora, Brexit era una parola sconosciuta fino a qualche anno fa ed è una parola inventata. Nel giro di pochissimo tempo però è diventata una parola ben nota e soprattutto una parola sicuramente densa di significato e densissima di conseguenze. È questo significato e queste conseguenze che noi vogliamo oggi approfondire con questo webinar. E lo faremo solo da un lato, dal lato imprese, perché naturalmente la Brexit ha impattato e sta impattando non solo sul piano economico, ma anche sul piano politico e sul piano sociale. La Gran Bretagna, infatti, dal 1 febbraio 2020 non è più un paese dell'Unione Europea, è un paese terzo. E dunque lo scenario per tutti noi europei è decisamente mutato. Per l'Italia, per la regione Emilia-Romagna, senz'altro per Parma, il Regno Unito è un mercato di grande interesse. Allora, è l'Europa intera, naturalmente, per l'Italia, per la regione Emilia-Romagna e per Parma, ad essere un mercato importantissimo, un mercato decisivo. Facendo pochi dati con riferimento al 2020, anche se l'anno 2020 è stato l'anno della pandemia e le esportazioni, specialmente quelle regionali, hanno avuto un calo, diciamo questo calo non ha intaccato quella che è la struttura dell'export sia regionale che provinciale, che vede la maggioranza delle merci essere esportate proprio verso l'Europa. Le esportazioni nell'Unione Europea infatti valgono per l'Emilia-Romagna il 65,6% del totale delle esportazioni e il valore di Parma in Europa è un valore di poco inferiore, è un valore un pochino inferiore, circa il 60%. Facendo poi specifico riferimento invece alla Gran Bretagna, possiamo fare un paragone tra quanto Parma esporta nel mondo e quanto esporta in Gran Bretagna. Il valore delle merci che Parma esporta nel mondo è di superiore ai 7 miliardi e 245 milioni. Di questi oltre 525 milioni sono il valore delle merci esportate in Gran Bretagna, quindi il 7,24% del totale. Dunque una fetta di mercato decisamente considerevole che non va in alcun modo, come dire, intaccata, in alcun modo persa per il fatto che la Gran Bretagna sia diventata un paese terzo, vale a dire un paese che non fa più parte, che non facendo più parte dell'Unione Europea, come dire, vede una legislazione doganale mutata, diversa. Ed è di questo che vogliamo parlare oggi e per parlarne in modo approfondito, in modo aggiornato, in modo decisamente consapevole, insomma, al miglior livello possibile, abbiamo interpellato, e ringrazio di aver accettato l'invito, il Desk Brexit nella persona della dottoressa Gabriella Migliore. Gabriella Migliore è la responsabile del Desk. Il Desk è stato creato presso ICE Londra e lavora in collaborazione con i ministeri italiani, naturalmente con l'Agenzia delle Dogane. Non solo è con noi la dottoressa Migliore, ma è anche con noi l'avvocato Elena Bozza dello studio Legalitas di Roma, che è una collaboratrice, oltre a essere una libera professionista esperta di legislazione doganale, è una collaboratrice abituale di ICE Londra sul tema Brexit.
Le ringrazio ancora di essere presenti e prenderanno la parola breve. Abbiamo pensato di organizzare questo webinar in questo modo. Parlerà per prima, per fare il punto della situazione, per inquadrare la Brexit, la dottoressa Migliore. Alla dottoressa Migliore, come dire, le domande che le aziende vorranno fare potranno esserle rivolte direttamente in un indirizzo o con un numero di telefono che la dottoressa metterà a vostra disposizione. Terminata la relazione della dottoressa Migliore, parlerà l'avvocato Bozza. Al termine dell'intervento daremo spazio alle domande, alle vostre domande nella chat. Potrete scrivere le domande e cercheremo di dare la più ampia soddisfazione ai vostri quesiti. Non è facile, nel senso che l'accordo che è stato raggiunto in extremis a fine dicembre tra Unione Europea e Gran Bretagna è naturalmente articolato in tantissime voci, in tantissimi settori, ed è, come dire, e ogni settore meteorologico merita un capitolo a parte. Non è facile quindi affrontare tutti i settori. Oggi abbiamo iscritte a questo seminario, ci sono aziende in tanti tanti settori, prevalente forse il settore della meccanica, ma comunque ho visto iscrizioni di aziende di ambiti decisamente diversi. Allora, come Camera di Commercio naturalmente rimaniamo poi a disposizione per qualsivoglia dubbio insorga anche successivamente. Potremo comunque continuare a fare da tramite anche con le persone che oggi sono qui con noi. Grazie, non rubo altro tempo e do la parola alla dottoressa Gabriella Migliore del Desk Brexit di ICE Londra. Grazie. Buongiorno, buongiorno Maria, buongiorno alle relatrici, buongiorno a Parma, alla città di cui conservo il ricordo non solo delle splendide bellezze artistiche, ma anche delle luguliane cene e pranzi che mi hanno voluto, che mi hanno visto falsamente protagonista. Solo una precisazione, mi occupo di Brexit, in questo momento sono incardinata presso l'ufficio marketing e il coordinamento marketing dell'ufficio ICE Agenzia di Londra, diretto dal dottor Tindaro Paganini, e continuo ovviamente la collaborazione con l'ufficio ICE di Londra, diretto dal dottor Giovanni Sacchi. Approfitto per salutare i miei colleghi oltremanica che mi ascoltano. Allora, quando ho dovuto immaginare l'incipit di questo intervento, mi è venuto facile, perché ho individuato in una, diciamo, metafora quello che potrebbe essere l'incipit del mio intervento di oggi. Brexit, the never ending story, perché effettivamente Brexit si sta trasformando in una sorta di storia infinita. Sono trascorsi ormai 5 anni dal giugno del 2016, dal referendum, sono trascorsi più di 2 anni dalla firma dell'accordo di recesso, ottobre 2019, siamo ormai a quasi 1 anno dall'accordo di Natale, quindi dalla definitiva uscita di UK dall'Unione Europea, eppure ancora oggi i movimenti tellurici provocati da questo terremoto non sembrano accennare a diminuire. Ogni giorno abbiamo notizie, informazioni, assistiamo a provvedimenti del governo inglese che ci testimoniano ancora la fragilità di questo impianto. Non ultimo quello che è accaduto nelle scorse settimane con l'ultimo statement relativo alla obbligatorietà delle certificazioni sul fitosanitario e sui sanitari. Ma se volessimo, giusto, mi rubo alla vostra attenzione qualche minuto per lasciarvi inquadrare quello che sta succedendo sul territorio, in territorio britannico. Che cos'è che determina, o che cosa ha determinato questi continui smottamenti del terreno?
Innanzitutto assistiamo in UK a quello che penso abbiate letto o vi sia arrivata la eco di una crisi incredibile nel settore logistica e trasporti. Guardate che la Road Haulage Association aveva già diagnosticato una carenza di circa 60.000 unità per i drivers, per gli autisti di mezzi di trasporto, in una situazione pre-pandemica. Ad oggi, con la pandemia e con la Brexit, stimano la mancanza di circa 100.000 unità. Questo perché? Perché la Brexit ha determinato, con le nuove regole immigratorie, l'allontanamento di queste figure professionali che sono dovute rientrare nei propri paesi. Perché è nato ed è stato varato un nuovo sistema impositivo sul settore. Perché vi è un backlog, un arretrato nell'espletamento dei driving test. Tutto questo sta determinando la più semplice delle conseguenze, e cioè il ritardo delle consegne dei generi alimentari, delle merci, di qualsiasi tipo di bene. E lo constatiamo, e l'ho constatato personalmente, avendo vissuto fino a qualche settimana fa nel Regno Unito, perché gli scaffali sono vuoti, perché spesso i retailers non hanno le merci perché non sono state a loro consegnate. E determina poi l'aumento dei costi, ovviamente, con la difficile soluzione, perché la legislazione UK, così come quella europea o come quella italiana, stabilisce un monte ore per questi lavoratori. Per quanto tu possa pressarli, ottenere di più, ma fino a un tot di ore gli autisti e i mezzi di trasporto non possono sopportare. Altra mancanza di figura professionale: in UK mancano i butchers, mancano i macellai, gli addetti alla macellazione. L'associazione Meat Suppliers ne ha stimato una carenza di circa 14.000. In UK mancano gli approved bodies, cioè gli enti certificatori della conformità. L'associazione dei, Elena sgranato gli occhi, sì, l'associazione dei costruttori e del comparto ascensori, cioè un'associazione proprio di imprenditori che costruiscono ascensori, ha stigmatizzato al governo questa carenza. E io diciamo, il desk Brexit, il cui team saluto e ringrazio per tutto quello che hanno dato in questo anno, l'avevamo preventivato, perché avevamo letto articoli, avevamo letto della posizione ferma che avevano assunto le associazioni imprenditoriali inglesi coinvolte dalle certificazioni di conformità, e ci aspettavamo lo slittamento che poi è arrivato e che abbiamo letto tutti. Non da ultimo, il governo inglese aveva predisposto un fondo di circa 200 milioni di pound per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali ed aeroportuali, o comunque per le zone di interscambio commerciale. Perché questo? Perché naturalmente, con l'instaurarsi di una frontiera, è necessario provvedere ed apprestare le strutture, gli uomini e i mezzi per effettuare i controlli. Ad oggi, evidentemente, i grandi porti, come ad esempio quello di Plymouth, che è un porto dedicato al controllo degli animali vivi, del bestiame, non sono ancora pronti, tant'è che insieme a tutta una serie di slittamenti anche i controlli fisici ai posti di frontiera sono slittati. Quindi, in realtà vi ho anche già accennato agli effetti di tutto ciò. Il primo, lo slittamento delle scadenze, di cui poi vi parlerò bene dopo. Sanitari, fitosanitari, certificati biologici e controlli fisici su una certa tipologia di merci slittano tutti al 2022. L'apposizione del marchio UKCA, e quindi il nuovo marchio di conformità, anch'esso slittato al 2023. Altro effetto è la richiesta, l'istanza che promana dalle associazioni imprenditoriali al governo inglese di allargare le maglie di Brexit. E allora,
Indietro non si può andare. In tanti ci hanno chiesto che cosa può succedere. Indietro non si può andare. UK ormai è fuori, è un paese terzo per l'Unione Europea. Che cosa si può sperare? Che la sensibilità dimostrata ai problemi sia dal tessuto imprenditoriale inglese, ma anche dalle istituzioni italiane ed europee, possa condurre ad un allargamento delle maglie della Brexit. E ad esempio per le figure professionali, aprire il novero delle figure professionali che possono entrare in UK con maggiore facilità, ad esempio come accade per gli addetti all'agricoltura, per i raccolti stagionali, che possono, hanno accesso, i quali hanno un accesso facilitato ad UK. E non finisce qua, perché l'altro giorno il governo ha annunciato quello che gli osservatori di Brexit, come l'avvocato Elena, la mia collega Elena, come il team Brexit, come tutti quelli che sono a vario titolo coinvolti dalla Brexit, avevano immaginato, avevano prefigurato. Il governo ha annunciato la revisione dei corpi normativi. Che cosa significa questo? Che fin tanto che UK appartiene ad UE, è destinatario della produzione legislativa europea, la quale rappresenta la sintesi, la reductio ad unum, dicevano i latini, di istanze, esigenze dei territori. Nel momento in cui UK si sfila dall'Unione Europea, avverte la necessità di adeguare il corpo normativo ereditato da UE alle esigenze del territorio, alle richieste dei cittadini, alle contingenze, e quindi questo riverbererà spero in maniera non impattante, ma riverbererà sui rapporti, perché probabilmente vi saranno nel settore, ad esempio quello proprio della conformità, vi potranno essere delle distorsioni che ad oggi non vi sono. Questo è il quadro. A tratti potrebbe sembrare allarmante. Io che invece sempre sono un ottimista di natura e mi piace rassicurare le aziende, dico che poi alla fine è un processo nuovo che ha bisogno di tempo per assestarsi, col quale tutti, ma soprattutto i britannici, devono acquisire familiarità, ma che poi ritornerà a fluire e a scorrere esattamente come accade con tutti i paesi terzi. Quindi l'impatto iniziale è stato scioccante, specialmente per le piccole e medie imprese, che non hanno un'attitudine all'esportazione tout court intesa, e quindi non hanno l'attitudine a fronteggiare dogana di entrata, dogana di uscita e controlli. Un po' meno scioccante per le grandi aziende che sono abituate alle esportazioni tout court intese, quindi verso gli Stati Uniti o verso la Cina. Però in questo sia il desk Brexit, l'agenzia ICE di Londra, l'agenzia ICE di Roma, il coordinamento marketing insieme alle associazioni di categoria l'anno scorso ha tenuto una serie, un calendario di eventi proprio per aiutare le aziende, l'agenzia delle dogane, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo da Brexit, devo dirlo, stanno profondendo enorme impegno sul punto. Per mettervi in contatto con noi, e poi passo all'aspetto tecnico, la Maria prima, la dottoressa Menini, vi ha accennato. Io preferisco evitare le Q&A, le question and answer, perché la sintesi talvolta non aiuta, e perché il quesito che ti pone l'azienda talvolta, spesso direi, necessita di una anamnesi, come quella del medico. Abbiamo bisogno di incastrare, di esaminare i passaggi e di elaborare, se è nelle nostre corde, una soluzione. Quindi, piuttosto che Q&A, se avete bisogno al termine del mio intervento di approfondimenti, l'indirizzo è brexit@ice.it, oppure potete recarvi al sito internet www.ice.it. In home page c'è un banner che si intitola Brexit in pillole per gli esportatori italiani. Ci cliccate e venite ricondotti alla nostra pagina Brexit.
In questa pagina Brexit, guardate, siamo a quasi, penso, 50 tra pubblicazioni, manuali, linee guida, è tutto in continuo aggiornamento, siamo sempre al passo con quello che accade al governo in territorio britannico. Comunque, brexit@ice.it, ci scrivete, mi scrivete, se è del caso, se lo richiede la specificità, io sono solita richiamare le aziende, discutere con le aziende stesse il problema, vi aspetto, quindi siamo assolutamente a disposizione delle nostre imprese. Parliamo degli aspetti tecnici. UK è fuori e questo ormai è assodato, c'è una bella dogana che ci aspetta in uscita e l'altra in entrata sul territorio britannico. L'accordo di Natale, così soprannominato, ha stabilito che intanto le merci passano senza onere daziario, in quanto possono vantare l'origine UE. Ora io sull'argomento dirò ben poco, perché immagino che la splendida Elena, che ha scritto per il desk Brexit un lavoro meraviglioso sul cumulo doganale, approfondirà. Vorrei che per tutti fosse chiaro: dazio zero se e solamente ed esclusivamente la merce è di origine europea o ingloba componenti britanniche e viceversa. Quindi lo scambio tra i due paesi, le merci tra i due paesi che incorporano elementi dell'uno o dell'altro, sono considerate a dazio zero per il nostro, per l'accordo appena siglato. Quindi le attività di scambio che vi apprestate a condurre con il Regno Unito non sono più cessioni intracomunitarie e pertanto il VIES, l'Intrastat, rappresentano ricordi del passato. Ad oggi c'è un'operazione di esportazione, articolo 8 DPR 7372, che va testimoniata, che va provata, che attraverso il visto uscita, la chiusura dell'operazione doganale, per i motivi che poi dopo riprendo quando vi parlerò delle clausole Incoterm. L'Irlanda del Nord, sebbene politicamente ed istituzionalmente Regno Unito, rimane soggetta al rispetto del codice doganale europeo per quanto riguarda lo scambio di beni. Attenzione, tant'è che le operazioni che conducete con l'Irlanda del Nord vengono identificate con un codice XI al VIES, al registro delle operazioni. Quando registrate un'operazione Intrastat, l'Irlanda del Nord ha un suo codice che è XI, che è relativo allo scambio dei beni con UE, quindi è territorio dell'Unione Doganale. Naturalmente, essendo cambiato il percorso, perché tra noi e UK si sono frapposte fisicamente degli ostacoli, dobbiamo immaginare anche una modalità attraverso la quale avviene il trasporto diversa. E quindi, se prima la Ex Works, il Franco Fabbrica, era l'operazione più diffusa per le imprese italiane, io amo essere molto pratica nei miei interventi e quindi vi lascio immaginare il furgoncino caricato e mandato in UK che arriva tranquillo presso il vostro cliente finale. Questo oggi non accade perché le doppie dogane di uscita e di entrata. Ma non può accadere perché voi avete la necessità di controllare il processo doganale di esportazione. Quando le aziende ci chiedono: ma perché devo usare la FCA? Perché è quella che assicura all'azienda l'ottenimento della prova che la merce ha lasciato il territorio europeo e per cui è legittima la non imponibilità IVA dell'operazione. Se io dico al mio governo: questa operazione è esente IVA, è fuori campo IVA perché è un'esportazione, lo devo provare. Per provarlo ho bisogno dei documenti di rientro. È naturale, è la Palissiano che è l'azienda, ha tutto l'interesse a controllare questo processo piuttosto che lasciarlo espletare ad altri. Quindi consigliamo il passaggio alla FCA, alla
la causa. E ribadisco, e qua faccio ritorno a essere l'avvocato di 20 anni fa, ma Elena mi darà sicuramente, suffragherà la mia tesi. Attenzione, le clausole Incoterm, la nomenclatura delle clausole Incoterm è tale proprio perché rispetto ad un dissidio il richiamo di quella clausola Incoterm codificata sa dire chi è responsabile, fino a dove e perché cosa, ok? Quindi se io dico FCA oppure DPA, il trasporto lo pago io, la responsabilità arriva fino a questo punto e via di seguito. È più facile dirimere una controversia. Se nel corpo del contratto invece stabilite una modalità che nella sostanza è dirimente rispetto, è diversa rispetto alla clausola che avete invocato, guardate che fa fede la volontà delle parti espressa nel contratto. Se io scrivo FCA ma nei fatti utilizzo una ex works, in caso di controversia quello che vale è la volontà delle parti che emerge dal contratto. Quindi attenzione alle clausole Incoterm, sappiate utilizzarle con dovizie di particolari e con attenzione. L'origine di cui vi ho detto prima, la dichiarazione di origine, e che vi consente la non imposizione daziaria, va espressamente indicata in fattura o sui documenti commerciali. Sappiate che esiste una formula base, se ci scrivete Brexit @ICE vi mostriamo quella che viene riportata dall'accordo e dovrete utilizzare quella. Insieme alla dichiarazione di origine, un elemento costitutivo, una buona documentazione commerciale, è la dichiarazione del numero EORI. Allora, qua sul numero EORI è diventato una sorta di mostro mitologico col quale noi combattiamo a spada tratta ormai da mesi. Il codice EORI IP è il codice di cui dovete essere in possesso per poter espletare le operazioni commerciali di esportazione con UK. EORI IP è un codice alfanumerico che è uguale, corrispondente alla partita IVA italiana, IT più i numeri. Il fatto che però il codice EORI sia simile, uguale alla partita IVA, non vi esime dal doverlo indicare espressamente in fattura. Un'azienda mi ha chiamato una volta e mi ha detto: ho una merce bloccata. Signora, ha indicato il numero EORI? No, perché è uguale alla partita IVA. Sbagliato. Il fatto che vi sia similitudine totale non vi esime dal doverlo indicare. Assolvono a due funzioni diverse e pertanto vanno espressamente indicate. Se avete una storia di esportazione alle spalle, dovreste già esserne in possesso. Laddove invece foste neofiti delle operazioni di esportazione, va richiesto alla agenzia delle dogane che è competente in merito. Quando indicherete l'origine UE delle merci, dovrete anche specificare se siete esportatori registrati ai sensi al codice REX ed indicare, chiedo scusa, il codice REX per le esportazioni di valore a 6.000 euro. Per le esportazioni di 6.000 euro occorre la registrazione al REX. Allora, il REX rientra nella più ampia gamma delle facilitazioni all'esportazione, potremmo definirlo. Ed è diverso, attenzione, dall'esportatore autorizzato. L'esportatore autorizzato è colui il quale emette i famosi documenti EUR1 che vi consentono appunto le facilitazioni. L'esportatore registrato è invece una figura tipica degli accordi commerciali che l'Unione Europea ha con il Giappone, con il Canada, con il Vietnam e con UK. Per questi trattati non è previsto l'esportatore autorizzato, ma solo l'esportatore registrato, che vi consente, sopra ai la cui diciamo titolarità è necessaria per le esportazioni superiori ai 6.000 euro. Sulle facilitazioni all'export, noi abbiamo pubblicato un manuale che si trova al sito di cui vi ho parlato prima e che ho il piacere di ricordarvi, www.ice.it, Brexit in pillole per gli esportatori italiani. Ma il REX o l'esportatore autorizzato per altri tipi di accordi,
non sono le uniche facilitazioni. UK ha riconosciuto la figura dell'AEO, dell'Authorized Economic Operator. È avvenuto il mutuo riconoscimento. Chi è questo AEO? E che cosa la patente di AEO, che cosa mi assicura? Vi assicura un beneficio, perché previa verifica della sussistenza di alcuni requisiti oggettivi in capo all'azienda e soggettivi in capo all'impresa, vi verrà riconosciuta questa sorta di patente, per cui l'operatore economico autorizzato ha agevolazioni, riesce a velocizzare il processo di esportazione. Quindi mi rendo conto che è necessario, le verifiche sono necessarie, che probabilmente verranno ad ispezionare i locali, perché anche i locali devono avere devono essere, diciamo, rispettare certi requisiti, ma è sicuramente un'agevolazione che aiuta le imprese in fase di esportazione. Non da ultimo la possibilità della dogana in-house, provvedimento recentissimo dell'Agenzia delle Dogane, anche questo che consente la velocizzazione degli scambi commerciali, delle procedure di esportazione. Dell'Irlanda del Nord vi ho parlato, e ora andiamo alle scadenze di cui vi ho parlato prima. È tutto slittato in avanti, tutto, già per la seconda volta, perché la prima volta era accaduto a marzo, la seconda volta è accaduto qualche giorno fa, e quindi i certificati sanitari, fitosanitari e il certificato di ispezioni per le merci biologiche vanno prodotte al 1 luglio 2022. Sappiate che il Ministero della Sanità, attraverso gli uffici veterinari, continua ad aggiornare le aziende e i propri uffici in merito appunto al modello di certificazione. Noi collaboriamo col Ministero della Sanità, quindi troverete al nostro sito anche tutte le informazioni sull'obbligatorietà di iscrizione al Traces, al Traces Classic, al Traces NT. Abbiamo scritto e c'è di tutto, spero anche in maniera molto chiara. Il 1 luglio 2022 i controlli, inizieranno i controlli fisici, ma io mi permetto di aprire una parentesi, considerato che siamo in pochi, siamo tra di noi. Io non escludo che a luglio ci possa essere ancora un ulteriore slittamento. Io non lo escludo. Dipende da quanto queste infrastrutture di cui vi ho parlato, che sono deputate al controllo fisico della merce, saranno pronte. Perché ad oggi i controlli possono essere documentali, random. Io controllo la tua documentazione commerciale, ma da luglio i controlli saranno fisici, visivi sulle merci. E quindi hanno bisogno appunto di strutture adeguate ed organizzate per effettuarli. E poi UKCA. UKCA è il marchio di conformità che doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2022 ed invece entra in vigore il 1 gennaio 2023. Ho letto, e questo ringrazio Maria che mi ha mandato l'elenco delle aziende partecipanti, che molte, desumo che molte di voi sono interessate dal marchio UKCA. Io cerco di riassumere, però, tenendo presente che anche per UKCA sul nostro sito c'è tutto, e se ci scrivete saremo ben liete di approfondire. Allora, per tutto il 2022 il marchio CE può continuare, le merci marcate CE possono continuare ad entrare nel Regno Unito, va bene? Finché le legislazioni sono equivalenti. Che significa? Che se prendiamo la direttiva, quella sui giocattoli, se ad oggi potete utilizzare tutti i colori che volete, ok? Io sono sempre molto, molto pratica, molto down to earth nelle mie spiegazioni. Usiamo tutti una gamma di coloranti, sia UK che UE. Noi inviamo il giocattolo in UK col marchio CE, perché tanto i coloranti sono tutti ammessi. Ma se domani mattina il governo inglese si sveglia e stabilisce che per la sicurezza del consumatore il colorante rosso che voi utilizzate di quella tipologia non è ammesso, il bene non può entrare marcato CE. Il bene deve entrare esclusivamente marcato UKCA. Quindi, a legislazione equivalenti, i beni possono entrare nel Regno Unito fino al gennaio
è a tutto il 2022, fino a gennaio 2023. A gennaio 2023 diventa obbligatorio il marchio UKCA. Se un bene rispetta entrambi i requisiti, i due marchi possono coesistere sul prodotto, sempre a legislazione equivalente, con ovviamente rispettando ovviamente i requisiti grafici, ad esempio, rispettando la visibilità dei due marchi, quindi possono essere apposti insieme, non è necessario adoperarsi per una produzione segnatamente e specificamente per UE, per UK, quindi due marchi possono coesistere. Prima vi ho parlato degli approved bodies e vi ho detto che ce n'è carenza. Allora, è vero che per il 2022 potrete ancora esportare a marchio CE, ma se il vostro bene prevede la certificazione, per la certificazione di conformità, l'intervento di un approved bodies, cioè di un ente terzo britannico, vi prego iniziate già da oggi a trasferire file tecnici, a trasferire la documentazione ed ottenere la certificazione UKCA. Approfittiamo tutti di questa dilazione temporale per anticiparci rispetto a quello che accadrà nel 2023. In UK addirittura stimavano che le certificazioni che quello che tu dovresti fare in 3 anni di certificazioni, quello che un processo di certificazione impiega 3 anni, oggi lo dovresti fare in 1 mese. Allora, guardate, la situazione è difficile, quindi vi prego, chi di voi è in linea e sa di dover marcare un prodotto UKCA, non attendete il 2023, fatelo fin da oggi. Gli enti certificatori inglesi che si chiamano Approved Bodies sono gli stessi che apparivano al database NANDO dell'Unione Europea. Ora sono fuori e quindi si sono ritirati da questo database, ma li trovate al GovUK, al sito, se scrivete a noi vi diamo l'elenco degli approved bodies e potete tranquillamente dare la stura al processo di conformità. Dove si mette questo benedetto marchio UKCA, che è altro mostro mitologico che ci portiamo dietro da mesi oramai? Allora, la regola generale, partiamo da un presupposto. Quando UE ha ereditato la regolamento, diciamo, eredita, ecco, la disciplina, o UK eredita la disciplina UE, la ripete pedissequamente. Voi dovete immaginare che le situazioni sono speculari. Quello che UE richiede ai paesi terzi è quello esattamente che UK richiede ai paesi terzi. Grandi distorsioni del sistema non ve ne sono state. Quindi, se la disciplina di prodotto, come può essere la RED, la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, piuttosto che la LVD, richiedono che il marchio CE vada sul prodotto, uguale UKCA richiede che vada sul prodotto. Quindi il mantra deve essere la legislazione di prodotto, che non è cambiata. Quindi se è previsto metterlo sul prodotto, va sul prodotto, la regola generale. Anche se per tutto il 2023, quindi non quest'anno, il prossimo anno, fino al 31/12/2023, il governo ha approvato che il marchio possa essere affisso all'etichetta o sui documenti accompagnatori, o per esempio per la direttiva sui prodotti di costruzione potete utilizzare gli sticky labels, cioè le etichette. Sebbene la regola generale, terminato questo periodo transitorio, è che va sul prodotto, a meno che la legislazione specifica di quel prodotto non ve lo consenta, non consenta l'immissione e l'affissione del marchio sul manuale d'uso piuttosto che sul packaging o piuttosto che sull'etichetta. I processi sono uguali, ve lo sto ripetendo, quindi se certificate il marchio attraverso un approved body o attraverso un ente certificatore, vi ho già spiegato, non c'è il mutuo riconoscimento e quindi UE certifica per UE, UK certifica per UK, quindi i vostri documenti, la documentazione, il fascicolo tecnico vanno inviati all'approved bodies. È ovvio che potendo circolare ancora il bene, le certificazioni di cui siete in possesso marcate CE sono ancora valide fino a tutto il 2022. Se invece valutate, attestate la conformità attraverso una dichiarazione di conformità, uguale, il processo non cambia. Che cosa cambia? Anche, guardate, qualcuno un tempo ci scrisse sui dispositivi medici. Se il dispositivo medico di classe 1 è self-certified, continua a essere self-certified anche in questo momento. Qual è la differenza?
Il titolo non si chiama dichiarazione di conformità, ma si chiama declaration of conformity. Gli strumenti legislativi a cui dichiarate l'osservanza sono diversi, perché in UE dichiarate la corrispondenza, che so, alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, in UK si chiama in un altro modo, e lo statutory instrument numero, ora io non ricordo bene il nome, perché sarebbe impossibile mi ricordare tutto, ma al sito sempre www.ice.it Brexit in pillole, oppure lo chiedete a noi, c'è una tabella di conversione che vi dice la direttiva macchine, come si chiama ora in UK, Supply of Machinery Regulation, ed è a questa che dovete dichiarare la conformità nella Declaration of Conformity. Dovrete citare le designated standard, che sono le norme armonizzate, quelle che siete soliti citare e indicare con N, numero 200.000, eccetera, eccetera. E lo stesso, la norma armonizzata dalla presunzione di conformità ai regolamenti dell'Unione Europea, la designated standard dalla conformità ai regolamenti UK. Il nome è lo stesso, il titolo è lo stesso, è N, anzi in alcuni casi è BS, dipende poi dalla circostanza, è N, il numero è lo stesso, ma lo chiamerete designated standard nella dichiarazione di conformità redatta in inglese, ovviamente. Anche sulle designated standard, se ne avete bisogno, ci scrivete, vi mandiamo l'elenco delle designated standard, così come si sono trasformate secondo l'ordinamento britannico. Mi pare di avervi detto quasi tutto. Ovviamente la materia è enorme. Ho visto che ci sono aziende chimiche iscritte. L'altra volta abbiamo ricevuto il UK Reach è uno degli esempi di, a parte che Elena sgrana gli occhi, è di una difficoltà incredibile anche a leggerlo, però loro, chi fa, ovviamente l'azienda chimica, si destreggia con grande maestria negli UK Reach, ma lo UK Reach è esattamente ispirato dagli stessi principi che ispirano il Reach UE. Prevede la registrazione attraverso direttamente, oppure attraverso un importatore affiliato, oppure attraverso una persona responsabile, ma i principi ispiratori sono gli stessi. Il formulatore europeo, ad esempio, non deve registrarsi ai sensi del UK Reach, a meno che la sostanza non superi un certo tonnellaggio. A proposito di responsible person, la persona responsabile, questo o authorized person o responsible person, dipende da quale punto di vista lo vogliamo guardare, UK o UE. Anche questo, guardate le legislazioni di prodotto. Se la legislazione di prodotto impone la responsible person, sempre cito la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, ad esempio, significa che anche per UKCA occorrerà nominare una responsible person. I cosmetici, ho visto che ci sono aziende cosmetiche, uguali, l'azienda cosmetica deve nominare una responsible person. I dispositivi medici devono nominare un UKERP, una responsible person. Quando non è previsto dalla legislazione di prodotto, non è necessario. Ad esempio per la direttiva macchine, chi di voi segue la direttiva macchine sa che non è necessario nominare una responsible person, ma se si sceglie di nominarlo, attenzione, la responsible person deve essere basata nel Regno Unito. Mi sono persa perché mi era venuto di dirvi altro. Ah, ecco, le aziende inglesi importatori che a norma della regolamentazione UKCA devono assumere certe responsabilità, quali la conservazione della documentazione, assicurarsi che il bene sia stato chiaramente, legittimamente marcato, eccetera, eccetera. Guardate che avranno molta più facilità ad instaurare il proprio rapporto commerciale con un'azienda italiana che abbia preventivamente nominato una responsible person. Perché? È la palissiano. Perché l'azienda, il vostro fornitore, il vostro cliente britannico, che fino a ieri riceveva il pezzo di ricambio con grande facilità, chiamava e voi gli mandavate giù o su, gli mandavate su il pezzo, ad oggi si trova ad essere, secondo le norme britanniche, responsabile per l'immissione sul mercato del prodotto.
Io ho dubbi che tutti gli importatori vorranno essere anche responsible person. Quindi in UK esistono delle società che offrono questo servizio proprio per configurarsi come interfaccia rispetto all'ente britannico o all'organo deputato al controllo britannico che dirà, vi verrà a chiedere informazioni. Concludo con un'altra nota, perché poi ragionando mi vengono in mente tantissimi altri spunti e poi mi taccio perché sono andata oltre. Il concetto di immissione sul mercato per il governo, per la legislazione britannica, non prevede quella che i latini, quella che io e Elena abbiamo studiato, era la traditio brevi manu, cioè il passaggio fisico del bene tra acquirente e compratore, il passaggio del diritto reale di proprietà da compratore a venditore. Non è necessario. Un bene è immesso sul mercato anche se non è avvenuto fisicamente il bene, dice il governo UK. Basta anche una fattura di vendita, un documento commerciale, un documento contrattuale dal quale si testimonia, scusate, che il diritto, che la proprietà è stata venduta, ma il passaggio del bene non è ancora avvenuto. Perché vi dico questo? Perché qualcuno mi potrà dire, ma noi possiamo spedire il 2021 o il 2022 ad ottobre, il bene arriva a gennaio, se l'immissione sul mercato, secondo quanto stabilito dal governo, avviene prima del 31/12/2022, i beni potranno ancora essere inviati nel Regno Unito. Vi prego di scusarmi se qualche volta sono stata concitata, ma io non amo molto le slide, purtroppo, e quindi ragiono con voi e cerco di ricordare il più possibile. Naturalmente la materia è enorme, guardate, ha una vastità enorme. Occorrerebbero forse 3 o 4 ore di webinar per affrontare ogni direttiva per direttiva. Però vi ripeto, brexit@ice.it, guardate, abbiamo evaso penso 1800 richieste di assistenza sino ad oggi, quindi una in più o una in meno che ci arrivi dallo splendido territorio di Parma, vi posso assicurare che sarà evasa con la stessa attenzione e con la stessa cura che mettiamo sempre nel lavoro che ICE Agenzia ci ha insegnato, così come ICE Agenzia ci ha insegnato. Grazie a tutti. Buon lavoro e scriveteci, ovviamente siamo a disposizione. La parola alla splendida Elena Bozza. Bene, grazie Gabriella della parola, ma grazie anche da parte di tutti del tuo intervento. Gabriella è sicuramente una risorsa preziosa, perché avete potuto notare come dia proprio il polso, cioè, della situazione. Uno, il momento attuale, cioè, cosa sta accadendo adesso, cioè tutti quelle, cioè, capire che una normativa, appunto, che avete capito, è una normativa ancora in facere, purtroppo, sebbene ormai se ne parla dal 2016, e poi all'ottimo punto di vista britannico, cioè sapere quello che accade dall'altra parte della manica, e che è dove lì che noi vogliamo avere il rapporto commerciale. E non è sufficiente conoscere quello che dobbiamo fare nel nostro territorio, perché se il nostro prodotto vuole entrare in quel mercato UK, deve rispettare determinate regole UK, e quindi bisogna conoscerle. Non ci si può affidare al cliente britannico che insomma debba conoscere interamente lui la normativa, insomma dobbiamo fornirgli un prodotto idoneo al suo mercato, e questo appunto è un grande onere. Insomma, chi è attivo nell'export, insomma, già da tempo anche con altri paesi ovviamente, ne è pienamente consapevole, perché entrare in un mercato di un paese terzo vuol dire trovarsi dinanzi a una nuova regolamentazione che non è quella unionale, e quindi per consentire al nostro prodotto italiano di entrare veramente, deve rispettare ovviamente le regole del luogo. Quindi sicuramente il punto di vista britannico, e soprattutto l'argomento di chiusura di Gabriella, quello di un tema di sicurezza,
penso sia uno dei più, insomma, uno dei più sensibili e anche uno, purtroppo, dei più ostici, perché appunto il trovare la conformità del proprio bene anche in base agli standard tecnici inglesi, ovviamente sperando che siano, come insomma diceva Gabriella, sempre più consimili a quelli che abbiamo utilizzato fino adesso noi in Unione Europea. Ma certo, alla fine, insomma, il governo britannico potrà anche creare delle proprie, appunto, come nel caso pratico del colore del giocattolo, delle proprie determinazioni. E lì dobbiamo stare attenti, quindi attenti, perché stiamo, quando vogliamo veramente entrare in questo mercato britannico, ci dobbiamo conformare. Bene, io mi occupo della parte doganale. Può sembrare un qualcosa di, oddio, di nicchia, ma in realtà purtroppo, forse per le imprese coinvolte negli scambi con gli UK, è diventata la prassi. In realtà parlare di dogana in questo ambito significa appunto proprio capire come impostare il proprio scambio con gli UK, che sia poi di import o di export. Ovviamente molte di voi e aziende ho ben capito che siete fortunatamente in export, quindi è un movimento, insomma, di distribuzione, di vendita, e quindi, però ha sicuramente le sue sensibilità anche questo movimento. Ovviamente quello di import ne ha maggiori, perché ha ovviamente maggior sensibilità erariale, perché all'import sappiamo tutti che siamo chiamati anche ad assolvere un aspetto erariale, il dazio e l'IVA all'importazione. Ma ecco, come vediamo un po' come strutturare la nostra operazione, io la vado a distribuire in due tematiche, quella procedurale è quella, diciamo, sostanziale, dove sostanziale per un'azienda sicuramente è l'aspetto economico. Se siamo in export, ovviamente è l'aspetto economico che garantiamo al nostro cliente inglese. Sappiamo benissimo che non conto se vendiamo un bene senza un'origine preferenziale europea, per il quale il cliente inglese dovrà assolvere al suo fisco inglese dei dazi, quindi il nostro prodotto entra con un prezzo di X, che è il nostro prezzo di fattura, ma più Y, no? Che è appunto l'aspetto erariale inglese. Un conto se invece andiamo a cedere al mercato inglese un prodotto, un prodotto con un'origine preferenziale europea, che consente, sapete benissimo, grazie all'accordo, un'esenzione daziaria al cliente. Quindi, ok, non siamo noi direttamente chiamati a pagare, ma capite bene che andiamo ad incidere sulla capacità di entrata del nostro prodotto in quel mercato, sulla sua competitività con altri prodotti a lui simili o uguali, perché allora in quel momento il suo costo sarà il costo che voi applicate in fattura, senza l'ulteriore addizione erariale. Quindi ecco, il mio percorso vuole essere in questi due aspetti, procedurale e, diciamo, sostanziale. Attivo le mie slide, quindi datemi un attimo della condivisione dello schermo, spero di non fare danni tecnici. Ok. Abbiamo la presentazione, da qualche parte troverò. Ok, bene, spero che vediate anche le slide. E io andrò avanti nelle mie slide, ma al termine delle quali chi vuole insomma, creare un confronto con qualche domanda, sono disponibile a cercare di, insomma, esaurire le vostre richieste. Potete quindi scriverle nella chat della piattaforma e appunto ne darò lettura insomma, nel tempo possibile, nella capacità possibile. Talvolta una domanda può mancare di qualche elemento, semmai sostanziale, ovviamente in tal caso ve lo riferirò, e semmai mi potete proporre ovviamente poi la domanda in un successivo momento anche via email, anche tramite la Camera di Commercio. Bene,
Per chi non mi conosce, appunto, io sono Elena Bott, sono un avvocato in materia di diritto doganale. E da anni mi occupo di questa materia e, appunto, come accennato fin dall'inizio, abbiamo avuto con Lice un'ottima collaborazione proprio in un specifico argomento Brexit, che è un tema di origine preferenziale ed è molto, insomma, un po' settoriale, si chiama la regola del cumulo, per il quale abbiamo realizzato una pubblicazione ovviamente gratuita per le imprese che vanno appunto a specificare sia in termini teorici collegati all'accordo, ma a livello anche pratico, degli esempi, come va a incidere questa regola sugli scambi internazionali con gli UK. Quindi insomma, mi occupo ovviamente di dogana a livello, insomma, globale, sembra un parolone, però ovviamente il mio focus è Unione Europea nei rapporti con i paesi terzi e quindi qui sono nel rapporto ovviamente con il Regno Unito. Iniziamo subito dall'evidenza. Questa è una cartina che ci propone l'Unione Europea, che sappiamo avere degli accordi internazionali con paesi terzi, e accordi internazionali che vanno a regolare scambi internazionali, vanno a creare delle zone di libero scambio, cioè delle zone appunto in cui lo scambio commerciale viene facilitato dal fatto che sono eliminate o ridotte a seconda dei casi le barriere tra i vari paesi. Le barriere sono sia tariffarie, barriere tariffarie classico dazio, o barriere non tariffarie, che sono appunto ad esempio proprio il caso di cui ci parlava Gabriella, la normativa in tema di sicurezza, degli standard tecnici di sicurezza, andare a armonizzare standard tecnici di sicurezza per i prodotti tra due paesi, mettiamo Unione Europea appunto in qualsiasi paese terzo, capite bene, vuol dire creare una facilità dello scambio, perché lo standard tecnico per realizzare, non so, un giocattolo oppure per rispettare la compatibilità elettromagnetica è il medesimo, quindi le parti coinvolte in quello scambio non devono attivarsi secondo diverse procedure. Quindi eliminazione di barriere tariffarie e non tariffarie. Vedete che questa cartina che ci propone l'Unione Europea, prima in pratica della effettività dell'accordo, ovviamente vedeva l'Unione Regno Unito ancora parte dell'Unione Europea. Qui l'abbiamo nella cartina al colore blu, e tutte le altre, ovviamente vedete queste altre, i colori vanno a designare uno stato degli accordi terzi con paesi terzi, dove il rosso sono ovviamente gli accordi in essere. Sapete benissimo, l'Unione Europea ad esempio ha degli accordi con il Canada, così come con molta parte dei paesi mediterranei. Beh, e vediamo nella successiva cartina che ci propone appunto l'Unione Europea, quella del 2021, e vediamo che alla fine il nostro caro Regno Unito anche gli prende il colore rosso. Sì, perché è uscito dall'Unione Europea, quindi è un paese terzo, a pari, mettiamo del Canada. Ma attenzione, è un paese terzo che, sebbene in extremis, ma ha concordato con l'Unione Europea un accordo. Un accordo appunto concluso prima, tipo un giorno, due giorni prima di Natale 2020, entrato in applicazione in via transitoria sin dal 1 gennaio 2021 e poi siglato in maniera definitiva nell'aprile di quest'anno e quindi attualmente in piena applicazione. Quindi adesso UK è come appunto uno degli altri paesi terzi, diciamo dal colore rosso di cui ha la nostra cartina, con cui l'Unione Europea ha concluso un accordo. Infatti si parlava, non so se ricordate, ai tempi appunto del dicembre 2020, del rischio della hard Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito senza accordo. Allora, in quel caso il Regno Unito sarebbe stato come, non so, la Cina, un paese terzo, tout court, senza nessun accordo commerciale con l'Unione Europea. Ma in estremis, come vi ho detto, l'accordo c'è stato. E cosa ha consentito questo accordo? Tra l'altro, ovviamente, qui parliamo del quanto ci riguarda più da vicino, quindi rapporti commerciali.
ha consentito di creare quella zona di libero scambio. Quindi ha consentito di non certo mantenere le stesse facilitazioni che avevamo prima, quando il Regno Unito era parte dell'Unione Europea, quindi potevamo trattare i nostri scambi come se fosse uno scambio appunto intraunionale, come se noi cedessimo beni o acquistassimo beni dalla Francia o Spagna che sia. Questo no, nel senso che comunque in qualità di paese terzo ci sono delle maggiori procedure, che sono proprio quelle di cui parliamo oggi. Però grazie all'accordo ovviamente ci sono notevoli facilitazioni che soprattutto hanno abbassato l'impatto appunto erariale. Si è parlato appunto dell'accordo dazio zero, quota zero. Quota ci si riferisce a delle restrizioni quantitative. Quindi una, diciamo, liberalizzazione degli scambi fra questi due blocchi, Unione Europea e UK, grazie all'accordo. Appunto, questa, come in questa slide vi rammenta il mio percorso, che vuole ricordare che purtroppo in virtù del fatto che UK comunque è un paese terzo, anche se c'è un accordo, è un paese terzo, e per questo comporta delle procedure doganali. Non possiamo più vendere con una fattura intra UE e compilare l'intrastat, ma dobbiamo fare una esportazione, come ci ha subito ricordato Gabriella all'inizio. Esportazione è una dichiarazione doganale che appunto si compie e che si realizza. In realtà ne parliamo appunto nella prossima slide, con un'attenzione in due momenti, e questo che vi vorrei appunto un po' far assumere consapevolezza, nel senso c'è il nostro momento in cui in realtà andiamo ad emanare la dichiarazione doganale, a realizzare proprio la dichiarazione doganale. Però attenzione, c'è un altro momento, quello dell'uscita della merce dal nostro confine unionale. In quel momento c'è una dogana cosiddetta di uscita che deve andare a confermare che la merce è veramente uscita dal nostro territorio. E quindi sono in realtà due momenti. Noi normalmente conosciamo il primo perché è quello che più ci coinvolge, ma il secondo è importantissimo. È importantissimo perché altrimenti noi non abbiamo quello che più ci interessa, la non imponibilità dell'IVA. Poi altro aspetto, come vi dicevo, l'impatto erariale. Connesso al dazio o all'IVA all'importazione, se stiamo importando, oppure al dazio se stiamo importando, o al dazio che invece dovrà subire il nostro cliente UK. Appunto, impatto reale, come vedete qui in slide, mitigato dall'accordo. Ma su questo punto, con queste parole vi voglio fare un po' il focus, ma da questo rigorosamente regolato. Nel senso che vorrei che passasse l'idea che non è sufficiente che esista l'accordo e quindi io posso commercializzare con UK a dazio zero. No, dobbiamo rispettare le regole dell'accordo affinché possiamo ottenere questo risultato. Regole dell'accordo che, ad esempio, appunto, sono molto legate alla questione dell'origine preferenziale. Un'origine preferenziale che viene acquisita rispettando dei procedimenti industriali di realizzazione del bene tipici di ciascuna tipologia di prodotto. Quindi dobbiamo conoscere, uno, il nostro prodotto, due, poi la regola attribuita all'accordo al nostro prodotto. E poi appunto qui in slide vi momento le ricadute ovviamente sui benefici daziari in capo al prodotto in Italia per il commercio internazionale con materiale UK. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che oltre alla rilevanza ovviamente immediata che abbiamo di questa situazione nel nostro rapporto tra Italia, Unione Europea e UK, attenzione che questa situazione Brexit crea una rilevanza anche nel nostro rapporto, o meglio può creare una rilevanza, anche nel nostro rapporto tra Italia, Unione Europea e qualsiasi altro paese terzo. Cioè se io azienda italiana sto esportando un mio prodotto che verso un mercato, diciamo non so, Tunisia, e lo realizzo con materiali UK, attenzione che
il mio rapporto tra Italia e Tunisia può cambiare in termini daziari, proprio perché io vado a utilizzare un materiale UK. È questa che quella che io chiamo un'incidenza di indiretta. Cioè non sono nello scambio tra Italia e UK, sono uno scambio tra Italia e Tunisia. Ma attenzione, se comunque nella produzione coinvolgo UK, questo coinvolgimento mi può portare ad una conseguenza nel mio rapporto con un altro mercato terzo. Quindi andiamo un attimo anche a focalizzare questa casistica. Bene, qui avete, ovviamente non potevo mancare con un richiamo al fatidico accordo, come vedete in finale è giunto in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 aprile 2021. Sapete benissimo, come vi ho già detto, voi state applicando ovviamente i rapporti con UK sin da gennaio 2021, sin dal primo gennaio, tutte le questioni ovviamente doganali, ma perché erano in vigore a livello transitorio, si attendeva appunto che terminasse l'iter normativo in seno all'Unione Europea e che appunto ha avuto esito nell'aprile in cui si è formalmente ottenuto l'accordo finale. Bene, iniziamo subito con gli aspetti procedurali, quello che vi ho detto prima, la nostra prima strada di percorso. Sicuramente appunto non più cessioni o acquisti intra UE, quindi siamo fuori da quel mondo intraunionale e quindi da un punto di vista di IVA siamo fuori dall'articolo 38 o 41 del decreto legge 331 del 93, che chi aveva scambi precedentemente con UK applicavano, e dove l'aspetto rilevante poi era la consegna ovviamente merce nell'altro paese unionale e questa dichiarazione intrastat. Bene, tutto questo non c'è più. Cosa c'è? Tutto questo si trasforma nel secondo punto, esportazioni e importazioni. Esportazioni ovviamente se sono a cedere verso UK, importazioni se sono ad acquistare da UK. E avrò quindi la trasformazione dei documenti in tal senso. Se sono ad acquistare da un fornitore UK, avrò una fattura esente IVA all'import. E come io emetterò io, esportatore italiano, verso UK, una fattura anche qui non imponibile IVA, ai sensi dell'articolo 8 del nostro appunto normativa IVA, che è la DPR 633 del 72. Attenzione, quando io realizzo l'esportazione, appunto avrò, oltre ovviamente da emanare una fattura imponibile IVA, come abbiamo detto, all'export, dovrò presentare le merci all'ufficio doganale italiano, salvo semplificazioni, sdoganamento presso il luogo, e vi vado a specificare, più presentazione della dichiarazione DAU, doganale, appunto se sono all'export di import o con il proprio codice EORI. Quindi in realtà che cosa ho? Ho una fattura, ho una dichiarazione doganale, che se sono all'import è una dichiarazione doganale di import, se sono all'export è una dichiarazione doganale di export. Qui avete una esemplificazione appunto di cosa è una dichiarazione doganale. Qui nell'immagine avete proprio quello che viene chiamato DAU, un termine tecnico che in pratica va a sintetizzare documento amministrativo unico. In pratica il modulo, come vedete, è un insieme di caselle necessario per appunto presentare una dichiarazione doganale che sia di import che di export. Altro elemento, come vi avete visto qui in slide, è la presentazione delle merci presso la dogana. Le merci devono, nel momento in cui io presento una dichiarazione doganale, adesso non è più presentare in virtù del mio gesto, non è più una presentazione cartacea, adesso viene flussato il relativo file tramite appunto una procedura telematica tra voi o il vostro rappresentante doganale e la dogana, però allo stesso momento le merci devono essere in dogana. E questo ovviamente è uno degli elementi che, capite, allunga la procedura da un punto di vista della spedizione, perché ovviamente è una tappa in più da compiere. Una possibilità per evitare questa tappa in più, quindi per rendere la nostra spedizione più snella, è quello che qui io vi indico tra parentesi,
sdoganamento presso il luogo. Che cos'è lo sdoganamento presso il luogo? Il termine sdoganamento è proprio inerente alla fase dell'importazione o esportazione, nel momento in cui io presento la mia dichiarazione, le mie merci in dogana, presso il luogo è presso, quindi un luogo diverso dalla dogana. Quindi le merci possono stare non negli spazi doganali, che risulta essere la procedura cosiddetta ordinaria, ma possono stare presso un altro luogo che decido io azienda. Normalmente si va a designare un proprio magazzino del proprio stabilimento, oppure un magazzino di logistica che si utilizza. Ovviamente questa possibilità è ottenibile dietro una richiesta di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane. Quindi possiamo richiedere all'Agenzia delle Dogane questa possibilità. Ve lo dico subito, se noi facciamo una richiesta in tal senso per una fase di export, l'ottenimento veramente è molto semplice. Ottenere un'autorizzazione presso il luogo in export normalmente impiega tipo 30 giorni. In import invece, se noi stiamo realizzando delle importazioni da UK, ovviamente qui parliamo di UK, ma in questo si tratta di un'autorizzazione, si può ottenere ovviamente in merito a qualsiasi tipologia di importazione e esportazione che siano, indipendentemente dai paesi coinvolti. Beh, in import c'è una maggiore sensibilità, capite bene, noi aziende siamo esposti a un pagamento erariale e quindi la dogana pone maggiore attenzione a che le merci che arrivino siano soprattutto verificate e mantenute nella loro quantità, nella loro qualità, che non ci siano manomissioni, quindi c'è una maggiore attenzione sull'aspetto logistico che comporta più tempi nell'autorizzazione. Però in fase di export assolutamente molto più snello ottenere questa possibilità, che capite bene va a velocizzare l'intera procedura, perché noi realizziamo un'esportazione in cui la merce potrebbe partire quindi direttamente dal nostro stabilimento e arrivare a destinazione senza fermarsi in dogana, quindi molto più veloce. Qui io in slide vi ho citato alcuni campi del DAO, si chiamano campi o caselle, appunto, che trovate in questo fatidico modulo che è la dichiarazione doganale. Perché ciascuna casella ovviamente ha un suo contenuto e le caselle hanno dei numeri. Io vi cito alcune che hanno una particolare rilevanza, ad esempio la 44, che in pratica è questa qui centrale. Io ve la cito perché quando siete all'export, voi dovete avere, abbiamo visto qui, la fattura, ma anche la dichiarazione doganale di export. Questa dichiarazione doganale di export deve avere ovviamente un collegamento formale alla vostra fattura. Cioè, se in questa casella 44 la vostra fattura non è menzionata, è inutile questa dichiarazione doganale di export, perché non c'è un collegamento né visivo, ma questo collegamento poi si traspone a un livello informatico che poi consente dall'agenzia delle dogane al rapporto con l'agenzia delle entrate, che è quella che ci interessa per la non imponibilità IVA, di avere la certezza che la nostra fattura emessa è collegata a questa dichiarazione di export. Se non abbiamo questo dato a casella 44 è un problema, e questo problema è effettivo e pratico, ne vedo, può capitare spesso quando purtroppo abbiamo delle spedizioni in ex work dove l'esportazione, cioè quindi anche la presentazione dell'esportazione nelle sua missione, viene delegata al cliente estero. In quei casi spesso il cliente estero, soprattutto mettete in situazioni di triangolazioni, può fare, diciamo, in maniera un poco impropria, dei pasticci, e formalmente non far inserire il nostro numero di fattura in questa casella. Questo esempio è uno dei classici problemi ex work. Affidare totalmente l'esportazione al nostro cliente estero può comportare anche questo. Dopodiché questa esportazione non ha alcun valore nei confronti della nostra non imponibilità IVA. Quindi attenzione alla casella 44. Un altro caso in cui
accade questa deficienza di indicazione spesso è nei casi dei gruppage. Sapete benissimo che qualora ci siano delle piccole spedizioni dirette ad un unico destinatario, ci può essere un corriere che va a raccogliere le piccole spedizioni e fa un'unica export verso il destinatario finale. Quindi avremo una dichiarazione di esportazione che viene un'unica con più cosiddetti singoli, cioè con più partite di merce. Bene, attenzione in questo caso, che questa dichiarazione doganale, chiamata, diciamo, possiamo chiamarla multipla, abbia al suo interno la vostra anche di fattura, altrimenti non avrà alcun valore. Altro un campo in cui insomma, vi voglio far porre l'attenzione, soprattutto all'export, è il campo 22. Campo 22 riguarda il valore, quindi ci deve essere sempre per la nostra non imponibilità IVA all'export una ovviamente coincidenza tra il valore indicato in dichiarazione e il valore in fattura. Talvolta ci può essere anche un mero refuso, faccio una fattura per 10.000 euro e il dichiarante doganale erra e scrive un zero in meno, diventa 1.000 euro. Beh, ho un'esportazione solo per 1.000 euro, quindi la mia non imponibilità su 9.000 euro crolla. Quindi attenzione anche a questo aspetto. Poi, descrizione merce alla casella 31, correlativa voce della 33, codice merci, sono rilevanti soprattutto nell'import, perché questo, la voce doganale va a definire l'aliquota daziaria che applichiamo. All'export ha una valenza indiretta sulla questione dell'origine, perché come vediamo nel prossimo slide, l'origine, come vi ho anche accennato adesso all'inizio, l'origine è connessa alla tipologia della merce. Se noi scriviamo che stiamo esportando banane mentre stiamo esportando, non so, sedie, è un problema, perché forse potrei dichiarare un'origine preferenziale in base alla regola prevista delle banane, non quella delle sedie, e quindi avere un risultato errato in termini di origine. Dove è invece l'elemento origine è essenziale. È essenziale, ok, voi sapete, all'import, perché sono io, azienda italiana, ad ottenere il beneficio daziario, ma attenzione, è essenziale all'export. Voi dite, va bene, per un beneficio del cliente finale, è essenziale all'export anche per la vostra responsabilità aziendale. Sì, perché se voi dichiarate un'origine preferenziale europea sussistente per quella merce che sta uscendo verso, nel nostro caso, UK, e invece dopo dei controlli si verifica che la dogana verifica quella origine preferenziale non era sussistente, cosa accade? Che l'azienda, o meglio il legale rappresentante dell'azienda italiana che ha così dichiarato, purtroppo viene imputato per un reato penale di falso in atto pubblico. Quindi per questo vi dico attenzione, molta attenzione, perché non è solo una questione di fornire un beneficio al cliente finale, quindi di maggior appeal del competitivo del nostro prodotto che entra nel mercato estero UK, ma è anche responsabilità nostra di azienda italiana, nel momento in cui ci andiamo a esporre con una dichiarazione di origine preferenziale europea, di dire rispondere alla realtà dei fatti, come peraltro documentata. Cioè, noi dobbiamo essere in grado di documentare, di provare quindi documentalmente quell'origine preferenziale europea, altrimenti ci esponiamo al rischio di un'imputazione di reato. Altra specifica in questa slide è attenzione agli scambi con l'Irlanda del Nord. Come già ci ha detto benissimo Gabriella, l'Irlanda del Nord è rimasta nel territorio doganale dell'Unione Europea. Che cosa significa? Significa, da un punto di vista fiscale, che con l'Irlanda del Nord noi ancora appunto manteniamo la disciplina intraunionale. Quindi tutto questo primo punto, e quindi dichiarazioni intrastat, e quindi tutta la non imponibilità IVA legata a un qualsiasi rapporto intraunionale, come se stessimo vendendo o acquistando da Francia o Spagna che sia. Bene, continuiamo nel nostro focus della procedura legata alla fase di export. Qual è l'elemento cardine? È la non imponibilità dell'IVA. Noi come azienda,
noi come azienda ci esponiamo ai fini dell'IVA, perché andiamo a dichiarare sto realizzando una cessione verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 8 del 633-72. Posso quindi usufruire della non imponibilità dell'IVA, quindi non inserisco, nella gran parte dei casi, il 22%, l'aliquota comunque diversa, inerente alla tipologia del prodotto, relativa all'IVA. Quindi capite bene, 22%, come spesso accade, insomma, è una grande riduzione. Però noi questa non imponibilità IVA ce la dobbiamo, diciamo, guadagnare. Sì, perché sappiate che non è sufficiente ovviamente mettere una fattura, né tantomeno emettere la dichiarazione doganale di export, quindi questo documento. No, noi dobbiamo avere l'esito dell'uscita delle merci dal territorio dell'Unione Europea, quello che si chiama in gergo l'appuramento dell'esportazione. E come lo abbiamo questo appuramento? Fortunatamente ormai siamo in un mondo telematico, è sufficiente una verifica al sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane. Ogni esportazione ha un suo codice cosiddetto MRN, Movement Reference Number, lo ritroviamo normalmente qui in alto, nella parte alta e destra della dichiarazione doganale. E noi con questo MRN possiamo appunto inserirci nel sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane online, e indicare il codice e verificare l'esito. Se noi abbiamo appunto come esito uscito a conclusa a sistema informativo, perfetto. Vuol dire che l'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto che la merce di cui ha quell'esportazione è effettivamente uscita dal territorio europeo, ed è questa la prova della nostra non imponibilità, la prova dell'uscita delle merci dal territorio. È fondamentale. Qui vedete in grassetto un termine: sistema informativo nazionale. Sì, iniziamo infatti già a parlare di un problema che si pone spesso nell'export. Il fatto che il nostro MRN non sia italiano. Come può accadere? Può accadere perché la dichiarazione doganale di esportazione non viene emessa da un ufficio doganale italiano, ma può essere emessa da un altro ufficio doganale unionale. Francia, Spagna, Polonia, è legittimo doganalmente farlo. Quindi può essere fatto da un punto di vista doganale, ma attenzione, crea a noi italiani un problema in termini di non imponibilità. Qual è il problema? Il problema è molto concreto, è dovuto al fatto che l'Agenzia delle Entrate Italiana è collegata al sito dell'Agenzia delle Dogane italiano, e quindi il confronto viene fatto tra questi due sistemi. Se io vado a realizzare un'esportazione in Francia, l'Agenzia delle Entrate Italiana non vede connessa alla mia fattura un'esportazione, e lei la considera quindi non supportata da una esportazione con poi adeguato visto uscire telematico, fra virgolette. Quindi io ho un problema, perché io sono esposta con l'Agenzia delle Entrate in tema di non imponibilità, e purtroppo formalmente, poi dipende anche un po' dall'approccio dei singoli funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che in qualora vadano appunto a controllare la vostra correzione, ma formalmente in realtà quella esportazione, sebbene abbia, mettiamo, una dichiarazione di export francese, che sia stata esitata, che quindi risulti esitata, esiste un sito della Commissione Europea che ci consente di verificare le singole esportazioni dei vari Stati membri, quindi noi potremmo dare contezza che l'esportazione francese della nostra merce abbia avuto un buon esito, cioè uscita dal territorio unionale. Ma l'Agenzia delle Entrate non è tenuta a riconoscere questo aspetto. Quindi attenzione a cosa? Ad avere sempre una dichiarazione doganale italiana. E questo è uno dei problemi appunto connesso proprio alla resa Incoterms di cui Gabriella ci parlava. Perché certo, se noi affidiamo l'intero trasporto al cliente britannico, cioè il cliente britannico viene nel nostro stabilimento, prende con il suo
suo oppure di terzi incaricati. La nostra merce la trasporta sino al Regno Unito. Può decidere liberamente di fare l'esportazione non in Italia ma in Francia. Ok, però dopo noi, azienda italiana, siamo in un deficit probatorio nei confronti dell'agenzia delle entrate. La nostra non imponibilità non tiene più. È per questo che dobbiamo avere in mano la dichiarazione doganale di esportazione. E quantomeno questo è il primo step, perché se siamo noi a gestire l'esportazione con una diversa resa che è l'FCA, che è veramente uguale in termini, diciamo, di trasporto, perché comunque andiamo ad affidare tutta la spedizione al cliente, ma attenzione, noi gli forniamo una merce già esportata, perché abbiamo curato noi l'esportazione. Noi andiamo a curare solo l'operazione doganale di esportazione, ma andiamo a curare quindi un'esportazione che quindi andremo a fare in Italia. Quindi quantomeno abbiamo la certezza di avere una dichiarazione doganale italiana che quindi viene registrata al sistema AIDA dell'agenzia dogana italiana e quindi potrà essere poi confrontata con l'agenzia delle entrate per la nostra non imponibilità. Ok, questo è per la cosiddetta fase di partenza, ma come vi ho accennato all'inizio c'è un altro punto doganale importante nella nostra esportazione, che non normalmente, a seconda delle rese, Incoterms, normalmente noi non ne siamo coinvolti, salvo appunto di realizzare ad esempio una resa Incoterms tipo un DAP, DDP, che vuol dire che noi azienda italiana andiamo a preoccuparci dell'intera spedizione fino, al Regno Unito. Ma normalmente se realizziamo un ex work, un FCA, noi non andiamo a conoscere questo secondo momento. Qual è questo secondo momento? Come vi dicevo, sì, io emano un'esportazione, la dichiarazione doganale di esportazione, ma questa da sola non è sufficiente. Questa deve essere esitata positivamente, cioè deve avere l'uscita conclusa, connessa al fatto che una dogana di uscita dell'Unione Europea ha verificato che la merce connessa a quella esportazione sia effettivamente uscita dall'Unione, entrata quindi in questo caso in UK. Se manca questo, è inutile che noi abbiamo una dichiarazione di esportazione non esitata, non è sufficiente. Noi la dobbiamo appurare. E quindi noi abbiamo l'importanza di evitare che ovviamente si creino dei problemi nel punto doganale di uscita. Quindi attenzione a fornire sempre dettagli, istruzioni al trasportatore che ovviamente vada a presentare la merce ovviamente alla dogana di uscita, perché altrimenti siamo noi ad avere dei problemi. In quel caso che cosa accade? Noi avremo sì una dichiarazione doganale, quindi questa, mettiamo che abbiamo fatto un FCA, quindi siamo certi che è di un ufficio doganale italiano, quindi ho un MRN italiano, però mi manca l'esito dell'uscita merci, quindi io quella dichiarazione non è sufficiente. Io la devo appurare e per appurarla devo intervenire con degli altri elementi che vediamo nella slide successiva. Vi voglio ancora però far rimanere un attimo sulla dogana di partenza, perché appunto come abbiamo appena detto, attenzione, preferire sempre un FCA perché abbiamo il controllo quantomeno non solo del fatto che la dichiarazione doganale sia emesso in una dogana italiana, quindi si possa avere quel rapporto con l'agenzia delle entrate che va a verificare quindi la non imponibilità, ma avete anche capito bene come siano importanti anche inserire determinati contenuti nella dichiarazione doganale. Quindi se siamo noi ad emettere la dichiarazione doganale con un FCA, siamo noi a inserire contenuti, quindi avremo ben attenzione a inserire i contenuti giusti, a inserire la nostra fattura alla casella 44, il valore corretto all'altra casella. Quindi anche questo è un benefit dell'FCA.
Poi se realizziamo invece ad esempio un'attenzione particolare, se facciamo un DDP che, come vi dicevo, è consegnare in pratica sul territorio del Regno Unito, quindi con un'importazione anche realizzata nel paese terzo, attenzione ai fini IVA, dobbiamo compiere una registrazione presso il fisco UK per la questione dell'importazione. Ultimo step, sempre nel momento della partenza. Questo si tratta di uno step tipico, diciamo, di UK. Sì, perché sicuramente ricorderete, spero che non siate stati coinvolti proprio dei ritardi a Calais, quella lunghissima coda di camion dove Calais è il punto di uscita dalla Francia verso appunto UK. Il problema era il fatto che in quel momento si creavano ovviamente delle procedure doganali da compiere, ovviamente che prima non c'erano, creando una enorme burocrazia. E quindi inizialmente si pensò di ovviare a queste problematiche attraverso questa procedura che vedete qui in slide, una dichiarazione doganale XT2 su dogana interna inglese, cioè che voleva dire che il camion partiva da noi Italia e poteva con questo documento arrivare direttamente a, non so, alla dogana di Londra senza fermarsi alla dogana di frontiera, perché poi era Londra che doveva appurare, si dice, il transito, il T2, e tramite questo appuramento si andava ad appurare praticamente l'esportazione. Questo è un primo escamotage dei primi mesi di quest'anno, ma vi indico subito in slide, problematico. Sì, ma non ha avuto un buon esito, perché cosa ci si è accorti? Si è accorti del fatto che le dogane inglesi non andavano ad appurare il transito, e quindi l'esportazione fatta dall'azienda italiana rimaneva aperta, senza la fatidica appuramento, quindi senza la fatidica prova dell'uscita della merce. Quindi la sua cessione era sempre imponibile IVA, rispetto poi ovviamente ai vari termini. Se poi qualcuno vorrà conoscere esattamente i termini, ovviamente ne possiamo anche parlare. Quindi da questa prima possibilità di intervento si è passato attualmente a preferire a emettere direttamente una semplice esportazione, dichiarazione doganale di esportazione qui in Italia, Unione Europea. Poi quello che accade a Calais è l'emissione di una sorta di un documento che viene chiamato envelope, una busta elettronica che viene appunto emessa dai francesi in Calais, che deve anche questa essere appurata, e il suo collegamento all'esportazione concede poi una chiusura ufficiale della nostra esportazione. Quindi, per dirvi quindi come purtroppo i meccanismi procedurali proprio con UK sono ancora, appunto, come diceva Gabriella, ancora in itinere, ancora creano problemi, ma proprio perché c'è anche una sorta di diversità e sincresia tra l'operato dell'Unione Europea e l'operato di UK. Purtroppo UK in questi primi tempi di applicazione dell'accordo, diciamo, ha preso una procedura un po' più soft, quindi meno verifiche, meno controlli da un punto di vista doganale. Però intanto le attività sono iniziate, però questi meno controlli e meno verifiche, se sicuramente potranno far beneficiare i cittadini inglesi di un maggiore snellimento, però hanno una ricaduta in realtà sulle nostre aziende europee, quindi italiane, delle necessarie adempienze che deve comunque realizzare la dogana estera, e che se non le realizzano si creano degli scompensi a noi. E questo è proprio un caso tipico. Guardate, si tratta, mi sembra, proprio dei primi di agosto. L'Agenzia delle Dogane Italiane è intervenuta in confronti dell'Unione Europea proprio per sollecitare questo problema, dove le autorità doganali inglesi non stanno evadendo ai vari adempimenti connessi alle nostre esportazioni, e quindi creando
purtroppo, non so se alcuni di voi se, appunto è coinvolto, migliaia e migliaia di esportazioni non appurate, esportazioni italiane non appurate. Quindi che vuol dire avere la nostra dichiarazione doganale ma non appurata, cioè non esitata, non avere l'esito di uscita conclusa, che quindi equivale a non avere la prova della non imponibilità IVA. Quindi un problema che qui, in chiusura slide, che cosa comporta? Ovvio, se io poi non ho, non rispetto la prova documentale nei termini dovuti, io vado a violare la normativa e sono esposta a una quindi revisione di accertamento per la richiesta ovviamente dell'IVA, quindi la mia operazione diventa imponibile IVA, quindi io ci devo mettere il mio 22% o altra aliquota, nonché sono sottoposta a delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 471 del 97. Qui è sbagliato, e che sono al pari del 50% dell'imposta fino al 100% a seconda dei casi della gravità. Bene, chiudo qui l'aspetto procedurale per entrare in quello erariale, che appunto avete già capito un po' i due punti di vista che voglio trattare. Sicuramente con maggior rilievo il primo. Aspetto erariale diretto, cioè noi aziende che abbiamo un rapporto con UK, quindi capire la convenienza delle forniture UK per l'azienda italiana che sta all'import, ma anche l'indiretta nel senso come garantire una convenienza al nostro prodotto che entra nel mercato unionale. Quindi quando noi siamo ad esportare, ovviamente noi che esportiamo non abbiamo nessun impatto erariale, lo avrà il nostro cliente inglese. Bene, garantire al nostro cliente inglese di non avere quella richiesta di pagamento di dazi da parte del governo inglese. Noi lo possiamo garantire se gli offriamo un determinato prodotto. Quindi quel prodotto avrà un maggior appeal commerciale, perché appunto potrà essere acquistato dal nostro cliente inglese a dazio zero. Bene, quando siamo in import, ovviamente ci dobbiamo preoccupare di due impatti erariali, l'IVA all'importazione e il dazio. Beh, l'IVA all'importazione, quindi quando stiamo importando, diciamo, delle forniture da UK, ovviamente viene definita nell'aliquota in base alla nostra normativa nazionale. Quello che due veramente punti di possibilità di facilitazione doganale su questo aspetto e sappiate, immagino molti di voi già ovviamente lo utilizzano, che possono non assolvere l'IVA se possono aprire il cosiddetto plafond, cioè sono esportatori abituali, avere una sorta di area di importo da poter beneficiare senza pagare IVA, utilizzare ad esempio invece il deposito fiscale IVA, cioè introdurre al momento dell'arrivo delle merci all'interno di un deposito fiscale IVA e andare a liquidare l'IVA tramite meramente un'operazione contabile che viene definita reverse charge, al momento che esce il bene al deposito. Questo che vuol dire che si va ad assolvere l'IVA. Ma che cos'è che non abbiamo? Non abbiamo una uscita di liquidità di cassa da parte dell'azienda. Quindi se siete un'azienda che ha questa sensibilità, ovviamente può ovviamente utilizzare il deposito fiscale IVA. Poi attenzione, possiamo anche ottenere una dilazione del pagamento. Nel momento doganale, questo ovviamente in qualsiasi importazione, l'azienda deve sapere che può lei aprire un suo conto, cosiddetto conto debito, presso l'ufficio doganale utilizzato e assolvere lei direttamente, senza anticipare i cosiddetti diritti doganali al dichiarante doganale o allo spedizioniere, e assolvere lei direttamente tutto l'impatto erariale con l'agenzia delle dogane e con un conto di debito può ottenere delle dilazioni di pagamento fino a 90 giorni. Dazio, altro aspetto erariale in un momento in cui realizziamo delle forniture da UK, come da qualsiasi altro paese terzo. Abbiamo da pagare quindi un'aliquota daziaria sul valore merce, salvo ovviamente
mi specifico alcuni settori, soprattutto il settore alimentare e agricolo, che non è un'aliquota sul valore, quindi non è cosiddetto dazio ad valorem, ma un dazio specifico, cioè un'unità fissa secondo collegata a un'unità di misura, dico tipo non so, 10 euro al quintale, ad esempio. Però ecco, nella maggior parte dei casi è cosiddetto dazio ad valorem. Questo dazio è parte da un'aliquota che è la cosiddetta aliquota erga omnes. Erga omnes significa valido verso tutti. Questa è, cioè, un'aliquota base comune a prescindere dal paese dal quale stiamo importando. Quindi 16%, 4%, a seconda della tipologia del bene. Ma questo dazio, a parte la possibilità come l'IVA anche di dilazionarne il pagamento con l'utilizzo dello strumento del conto debito, però noi possiamo invece abbatterlo oppure proprio eliminarlo, come accade nel rapporto delle forniture con gli UK. Lo possiamo eliminare proprio in virtù di un accordo di libero scambio che l'Unione Europea ha siglato con questo paese terzo, con il Regno Unito nel nostro caso. Quindi possiamo ottenere un'esenzione totale dal pagamento del dazio in base a questo accordo che abbiamo visto concluso definitivamente solo ad aprile, ma ovviamente in applicazione in via transitoria fin da gennaio. Ma qual è l'elemento, e qui andiamo forse all'aspetto più sensibile, più complesso. Come vi ho detto all'inizio, sì, il rapporto è a dazio zero con gli UK, ma nel rispetto rigoroso delle regole dell'accordo. Quali sono queste regole? Sono le regole che determinano l'acquisizione della cosiddetta origine preferenziale. Un'origine preferenziale UK, se noi stiamo importando un prodotto britannico, quindi abbiamo un interesse ovviamente noi a importare un prodotto britannico di origine preferenziale del Regno Unito, perché così siamo noi all'importazione a non pagare alcun dazio. Oppure origine preferenziale europea, se noi stiamo esportando un nostro prodotto per il mercato UK, così garantiamo al nostro cliente l'esenzione daziaria e quindi il non pagamento di alcunché verso il fisco in inglese, britannico. Beh, l'origine preferenziale viene regolata principalmente da ci sono due step, uno molto semplice e uno un po' più complicato. Ovviamente la maggior parte dei casi cade nello step più complicato. Iniziamo da quello semplice. Quello semplice ci va ad affermare che sono di origine preferenziale le merci interamente ottenute nel territorio di uno dei paesi. Adesso io con il termine paesi vado ad indicare il Regno Unito come qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea. Quindi questo è l'aspetto più semplice, dove l'aspetto invece più complicato, quando appunto le merci non possono rientrare in questa regola, sono le merci prodotte in Gran Bretagna o in uno Stato membro dell'Unione Europea, anche con materiali non originari, cioè non originari dei rispettivi paesi, ma rispondendo alle regole di produzione definite specificatamente dall'allegato 3 del nostro accordo e dalle regole generali dell'accordo medesimo. Per questo capite che il mio richiamo al rispetto rigoroso dell'accordo è in tal senso. Quindi dobbiamo conoscere allegato 3 e regole generali per capire se quanto stiamo movimentando è a dazio zero. Una piccola premessa: l'origine preferenziale non è sempre esistente. Premessa: l'origine preferenziale è diversa dal concetto di origine non preferenziale, cioè la cosiddetta origine normale, quella che noi andiamo ad esempio a dichiarare quando andiamo a una camera di commercio e chiedere un certificato di origine. Quella è la cosiddetta origine non preferenziale, che poi va a delineare le regole che noi utilizziamo anche per definire il made in. Quella deve esserci sempre, ci deve essere sempre un'origine normale, diciamo, del prodotto. Da un punto di vista doganale noi diciamo la nazionalità di un bene è definita dalle regole di origine non preferenziale.
Questa è l'origine normale. L'origine preferenziale, in realtà, è, capite bene, è un mero strumento finanziario per poter sorreggere un accordo di libero scambio tra dei paesi a livello internazionale. È uno strumento che viene utilizzato per abbattere delle barriere, quelle tariffarie, ma può sussistere come può non sussistere. Cioè è un'eventualità la possibilità di ottenere questo beneficio. Questo, l'origine preferenziale e l'esenzione dazio, è un plus. Possiamo ottenerlo come possiamo non ottenerlo. Lo otteniamo solo se andiamo a soddisfare le regole dell'accordo. Quindi questo sia ben chiaro. Per esempio, qui io vi cito, per esempio, la regolamentazione dell'origine non preferenziale, come vedete, è tutt'altro mondo. Appartiene al nostro apparato normativo unionale, un regolamento dell'Unione Europea, il 2446 del 2015, l'allegato 2201. Mentre quando parliamo di origine preferenziale, normalmente, tranne il caso degli SPG, dei PVS, cioè dei paesi in via di sviluppo, andiamo a vedere le regole dei singoli accordi internazionali. Ed è appunto un altro mondo. Andiamo per gradi. Primo step, quello più semplice, prodotti interamente ottenuti. Vi ho riportato direttamente il testo dell'accordo, ma vedete subito quali sono, cioè quelli che hanno un rapporto con il territorio. Quindi un prodotto minerario, estratto, le piante, i prodotti in regno vegetale, coltivati o raccolti nel terreno di uno dei paesi, gli animali vivi, nati o lì allevati, prodotti poi ottenuti da questi animali vivi, lì allevati, poi insomma, ovviamente i prodotti della pesca marittima e così via. Quindi capite, sono solo dei prodotti che hanno un rapporto diretto con il territorio e appunto in gran parte dei casi noi invece abbiamo dei prodotti che quando siamo appunto al di fuori di questi settori in realtà realizzati da delle fabbricazioni, procedure di fabbricazione in cui sono coinvolti peraltro materiali di altri paesi, oppure fasi di lavorazione di altri paesi. Una parte di una lavorazione può essere svolta, non so, in Serbia e poi conclusa qui in Italia e poi rivenduto il bene in UK. Bene, questo bene avrà un'origine preferenziale europea? Dobbiamo verificarne la rispondenza alle regole di cui è l'allegato 3 dell'accordo per ciascuna tipologia di merce e alle regole generali dell'accordo, che sono presenti in questi articoli, l'articolo 40 e gli articoli da 42 a 53. Ok, quindi io direi di iniziare con le regole specifiche e poi chiudere su quelle regole generali. Quando io dico regole generali, ovviamente il termine ce lo indica, sono delle regole che possiamo trovare applicate in, ovviamente in qualsiasi nostro caso, sia che noi stiamo realizzando dei prodotti in tema di abbigliamento, sia che siamo nel mondo dell'automotive o altri settori. Beh, le regole specifiche, quelle che noi vediamo nell'allegato 3, ecco, sono così esposte. Io vi ho proprio estrapolato una parte dell'allegato 3 per insomma, far prendervi un po' mano alla modalità con cui viene disciplinata l'origine preferenziale. Questo allegato 3, vedete che ha una prima colonna che va a definire il prodotto tramite cosa? La voce doganale. Qui ho preso il capitolo 50 della classificazione doganale in materia del settore tessile, inerente appunto alla seta, e vedete che vengono poi menzionate alcune voci doganali, 50.01 fino a 50.02, poi il 50.03 e così via. Quindi cosa da qui desumiamo? Desumiamo che noi dobbiamo assolutamente conoscere in maniera corretta la voce doganale. Se noi sbagliamo la voce doganale, sbagliamo anche la regola ad essa applicata per l'origine. Quindi può capitare che andiamo a sbagliare anche la dichiarazione doganale di origine preferenziale all'uscita. Quindi, attenzione, ricadiamo quella responsabilità penale di cui vi ho detto già all'inizio. Quindi attenzione in questa procedura, va a partire sempre con un'analisi corretta della voce doganale.
poi viene, appunto, notiamo nella seconda colonna appunto l'elemento fondamentale, la tipologia di fabbricazione richiesta. Questo per ovviamente sottolineare il fatto che non esiste una lavorazione generica che va bene per tutti. Sì, il principio, diciamo, base è una lavorazione sufficiente, o talvolta si utilizza un termine tipico dell'origine non preferenziale, una lavorazione sostanziale, ok? Ma che cosa significa una lavorazione sufficiente? Che cosa significa una lavorazione sostanziale? Non possiamo darne un contenuto in base alla nostra personale interpretazione. No, dobbiamo rispondere esattamente alla tipologia di fabbricazione indicata negli allegati degli accordi di libero scambio per quanto riguarda UK, l'allegato 3 dell'accordo. Che, e qui vediamo, per esempio, se noi avessimo un prodotto che stiamo esportando della voce doganale da 50.01 a 50.02, sappiamo che possiamo dichiararlo di origine preferenziale europea se la fabbricazione realizzata in Italia o in Europa risponde a questa regola, CTH. CTH è una sigla per indicare Change Tariff Heading, in italiano cambio di voce doganale, dove nel mondo dell'origine la voce doganale sono le prime quattro cifre. Che cosa significa in questo caso? Che se io avessi importato dall'India della seta della voce doganale 5001, poi ho continuato a lavorarla, ad esempio a fare delle, non so, ovviamente non sono un esperto del settore, me ne scuso con chi è del settore, non so, fare delle colorazioni, delle stampe particolari, e poi la vado ad esportare verso UK, esportandola sempre con il medesima voce doganale, io non potrò dichiarare l'origine preferenziale europea, perché io non ho rispettato questa regola, perché ho utilizzato materiale non originario dell'Unione Europea, la seta indiana, e non l'ho lavorata a sufficienza per mutare la voce doganale, perché poi io la cedo per il mercato britannico sempre con la stessa voce doganale, perché ho fatto solo un lavoro, mettiamo, di stampo, di decoro, di colorazione del tessuto, e quindi qui io non l'ho soddisfatta. Quindi in questo caso io vado a cedere un prodotto, un tessuto seta, per il quale il mio cliente inglese pagherà dazio pieno, ovviamente inglese, quello definito dal governo inglese. In altri casi, vedete, in questo estratto, vedete anche diverse richieste produttive. Il CTH è una delle regole principali, che lo vediamo spesso richiamato, ma talvolta può essere richiamata una specifica proprio procedura di fabbricazione. Ad esempio, il tessuto in seta cardato o pettinato prevede una lavorazione sufficiente realizzata in Unione Europea che risponde alla cardatura o alla pettinatura dei cascami di seta. Oppure qui è ancora più complesso, vedete, correlato alla 5004 o alla 5005 come voce doganale, la filatura di fibre di fibre naturali, oppure l'estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura, o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. Vedete, poi sono anche dei processi molto tecnici, che ovviamente le aziende del settore conoscono benissimo, però ecco, capite la differenziazione. E questo è molto importante, quindi conoscere l'allegato 3, conoscere soprattutto poi la voce doganale del proprio prodotto. E io vi voglio fare in queste prossime slide appunto dei piccoli focus legati ai settori di riferimento. Io vi ho estrapolato nella precedente un caso del tessuto in seta, ma estrapolando le regole, ad esempio nel settore alimentare, io posso verificare diverse fabbricazioni richieste. Quindi nelle prossime slide verifichiamo alcuni settori presi appunto meramente a titolo esemplificativo. Ovviamente l'idea di Parma mi è corsa subito al settore agroalimentare, quindi non potevo non iniziare da questo, forse mi è più congeniale da un punto di vista di golosità. Ok, e quindi ad esempio tutto il
mondo delle carni, frattaglie, commestibili, salate, in salamoglia, secche o affumicate, che appartengono alla voce doganale 0210, per questo settore merceologico è richiesta, affinché possa ottenere un'origine preferenziale, ad esempio europea, verso appunto una vendita UK, che la produzione in cui tutti i materiali del capitolo 1 o 2, quindi gli animali vivi, le relative carne, utilizzati per questo bene, sono interamente ottenuti. Quindi ci rimanda a quel concetto di cui prima. Noi dobbiamo utilizzare, per esempio, carne suina, che sia quindi interamente ottenuta, quindi di un suino nato, allevato qui in Unione Europea. Oppure nel mondo dei formaggi e dei latticini, la voce doganale 0406, la produzione è sufficiente nella produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4, cioè il latte, sono utilizzati, sono anche qui interamente ottenuti. Quindi è la stessa regola di cui al caso precedente, ma attenzione, c'è un E. Viene richiesto un altro requisito, il peso totale dei materiali non originari, delle voci 1701 e 1702, cioè gli zuccheri, qualora si utilizzino degli zuccheri che non sono originari dell'Unione Europea, beh, questi non devono superare il 20% del peso del prodotto. Qualora lo superassero, il nostro formaggio non è di origine preferenziale nel rapporto di cessione verso UK. Oppure il mondo dei succhi ed estratti vegetali, della voce doganale 1302, richiede una produzione a partire da materiali non originari, cioè qualora noi utilizzassimo appunto dei materiali non di origine preferenziale europea, di qualsiasi voce, bene, però attenzione, in cui il peso totale dei materiali non originali, anche qui delle voci 1701 e 1702, cioè gli zuccheri, utilizzati non superano il peso del 20% del prodotto. Quindi è una regola del tutto simile a quella, pensate, del mondo dei formaggi e dei latticini. Settore farmaceutico, per capelli, hanno delle regole simili. E si chiede, vedete in sigla questo termine, CTSH. Scusatemi, si è aperta una finestra di Zoom, penso che possa chiuderla, spero di non aver fatto danni. Ok, vi dicevo, CTSH, quindi diversa da quella che abbiamo visto prima, CTH. CTSH che vuol dire Change Tariff Subheading, cioè non il cambio di voce doganale, ma il cambio di sottovoce doganale. La sottovoce doganale è il codice a 6 cifre ed è una maggiore specificazione di un prodotto. Quindi quando viene richiesta questa modalità, ovviamente c'è una maggiore apertura, perché in realtà possiamo utilizzare un materiale non originario che ha la stessa voce doganale, ma differisce di poco dal prodotto finale. Cioè, quando poi noi ci vengono a chiedere un cambio di tariffa doganale, ovviamente cosa ci vengono a chiedere? La differenza tra la voce doganale del prodotto finale e la voce doganale del materiale non di origine preferenziale unionale, se stiamo esportando verso UK, del materiale. Quindi se noi ci chiedono CTSH, noi vuol dire che possiamo utilizzare materiali della stessa voce doganale del prodotto finale, ma la sottovoce, cioè le 6 cifre del materiale non originario, devono essere diverse da quelle del prodotto finale. Quindi questa regola, insieme a reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica delle dimensioni delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici. Ecco, questa è una prima regola che ovviamente chi è del settore avrà capito meglio di me cosa comporti. Oppure in alternativa, vedete, quindi le lavorazioni talvolta, oltre ad essere in questo caso cumulative, poi possono prevedere delle lavorazioni alternative. Quindi il prodotto ottiene un'origine preferenziale sia che assolva la prima regola oppure assolva la seconda, è alternativa. L'alternativa è materiali non originari del valore massimo pari al 50% del prezzo ex works del prodotto finale.
Quindi, questa è un'altra regola tipica. Quindi non si fa riferimento alla classificazione doganale dei beni, sia prodotto finale sia materiale utilizzato, ma si fa riferimento a una questione di valore. Il valore è sempre di questi due beni, prodotto finale e materiale. Dobbiamo prendere il prodotto finale nel suo prezzo ex work come punto di riferimento e poi rapportarvi il costo del materiale non originario, cioè, ripeto, non di origine preferenziale europea, se stiamo realizzando noi qui in Italia o in Europa il bene da inviare a UK, e rapportarlo appunto. Quindi questo valore del materiale non originario non deve superare il 50% del prezzo francofabbrica. Quindi c'è una soglia massima di utilizzo di materiali non originari. E questo appunto è valido, come vi dicevo, nei prodotti farmaceutici di cui la voce doganale da 3001 a 3006 e per esempio per le preparazioni dei capelli della voce doganale invece 3305. Vedete che poi, questo per farvi notare come anche dei prodotti diversi poi possono avere sicuramente anche delle regole uguali, però noi dobbiamo comunque andare a vedere nell'accordo quale regola si applica al nostro bene. Settore della meccanica. Il settore della meccanica è vastissimo, sicuramente i capitoli cosiddetti 84-85, che sono appunto i capitoli della classificazione doganale che riguardano questi aspetti, sono ampli, prevedono numerose voci doganali. Anche qui io vi ho estrapolato alcuni di questi. Per esempio, le macchine e le apparecchi meccaniche. Anche le parti meccaniche di quelle voci doganali 8401 all'8487 hanno una regola che vedete qui nel primo riquadro, cioè una produzione che qui si fa riferimento a una regola di valore, produzione con un massimo presenza di materiali non originari anche qui del 50%. Come quella che abbiamo visto nella slide precedente, del prezzo ex work e il bene finale. Ma l'alternativa, una regola alternativa, è una produzione in cui vi è un cambio di voce doganale o sottovoce, in base al prodotto finale, del materiale non originario al prodotto. In base al prodotto finale, perché io vi ho fatto un esempio molto vasto, quindi poi bisogna un po' prendere la voce doganale di riferimento del nostro prodotto finale e vedere se ci va a mettere in alternativa il cambio di voce o di sottovoce. Quindi capite, c'è una regola di valore o in alternativa una regola connessa alla classificazione doganale dei beni. Entriamo invece nei macchinari, ad esempio elettrici, le voci doganali 85, esempio 01. Anche qui ci sono delle regole di valore, ma hanno valori diversi a seconda del prodotto. Quindi anche qui vi faccio un esempio molto vasto, ma appunto andando poi a vedere le specifiche voci doganali, vedete delle diverse soglie. È sempre una regola di valore che può variare a una soglia massima di materiali non originali dal 30-35% o 50%, sempre del prezzo ex work del prodotto finale. Oppure abbiamo qui l'alternativa di una produzione che riesca a cambiare la voce doganale o la sottovoce a seconda dei casi. Andiamo nel mondo dell'automotive, esempio, è stata una negoziazione abbastanza lunga proprio questa del settore automotive per la questione delle automobili, gli autoveicoli elettrici. Si è dato, come notate qui in slide, una possibilità di maggior acquisizione d'origine preferenziale in un lasso di tempo successivo alla sigla dell'accordo, per poi diventare un po' più stringenti. Infatti vediamo che la regola prevede che sino al 2026 la produzione richiesta è una produzione con un massimo di materiali non originari del valore del 60%. Non è poco, capite che questo era proprio per mantenere ferme anche, diciamo, delle industrie automotive anche presenti in UK, che potessero quindi far convogliare nella loro produzione britannica parti di autoveicoli provenienti da paesi terzi, che in questo caso mettiamo, provenienti da India, Cina, possono entrare nella formazione di questo bene per il 60% del valore, non poco.
Dal 2027 sì, la regola diventa più rigorosa, il 60% è una regola d'eccezione e diventa infatti una regola più normale, una soglia classica, il 45% del valore di questi materiali non originari all'interno di questa fabbricazione. E attenzione, i gruppi di batterie della voce 8507 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari. Quindi il paese, l'Unione Europea o UK, secondo dove viene realizzato il prodotto, dovrà realizzare, in base ovviamente alle regole dell'accordo, anche il gruppo di batteria utilizzato nel tuo veicolo elettrico. Bene, abbiamo fatto una piccola carrellata di qualche appunto regola specifica dei settori, ma soprattutto per darvi l'idea dell'importanza della voce doganale e della conoscenza dell'accordo nel suo allegato 3. Vi vorrei comunque ecco, dar contezza anche di qualche regola generale, perché le regole generali sono determinanti anche per l'acquisizione. In primis questa è veramente una regola base perché le cosiddette lavorazioni insufficienti sono molto importanti, perché in questo elenco che vi ho appunto trasposto dall'accordo sono elencate una serie di lavorazioni, di manipolazione dei beni che sono sempre insufficienti. Che cosa vuol dire sempre insufficienti? Che se anche io andassi a soddisfare la regola di cui l'allegato 3, ad esempio, prevista per il mio codice doganale, il mio prodotto, ma in realtà la vado a soddisfare, soprattutto quelle regole connesse al valore dei massimo di materiali non originari, ma poi io vado a realizzare una fabbricazione tipica, qui appartenente a tale elenco, beh, la mia fabbricazione è inidonea a conferire l'origine preferenziale. Perché questi sono sempre insufficienti, a prescindere dalla regola che io abbia o meno soddisfatto. Quindi se io in realtà vado a compiere delle mere operazioni di conservazione, quali l'essiccazione, la congelazione e così via, oppure vado a scomporre o a comporre delle confezioni, oppure compio il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, la stiratura o la pressatura nel mondo del tessile o dell'abbigliamento, ne vedete tantissime di tutte queste, ecco, qui avete un focus su la penultima, cioè il semplice assemblaggio. Questo focus è dovuto al fatto che è una lavorazione che ricorre spesso da parte delle aziende, cioè realizzare l'assemblaggio di materiali non originari, semmai soddisfare anche la regola, appunto perché ho assemblato materiali originari che sono al di sotto di una soglia prevista dall'accordo in termini di valore, però ho fatto un assemblaggio. Se il mio è un mero assemblaggio, io non ho ottenuto un prodotto di origine preferenziale. Sottolineo appunto mero o semplice, che viene appunto citato dalla norma. Semplice vuol dire che è quell'assemblaggio che non ha necessità di competenze particolari, di macchine o attrezzature appositamente prodotte o installate per la produzione. Cioè, ho visto dei settori, ad esempio, del mondo dell'elettronica, della costruzione di circuiti, che in cui in realtà sì, ci sono degli assemblaggi di vari elementi, ma per poter far questo, lavorando peraltro su prodotti veramente minuti, occorrono appunto e delle competenze, dei macchinari molto insomma, rilevanti, a volte appositamente realizzati. Allora in tal caso non rientra nel concetto di semplice assemblaggio. Quindi esce fuori dall'elenco delle lavorazioni insufficienti, quindi in quel caso l'assemblaggio, se poi ovviamente rispetta la regola di cui l'allegato 3, ok, conferisce l'origine preferenziale. Altra regola generale è il cumulo. Il cumulo di cui forse vi ho accennato all'inizio, proprio in virtù di questa collaborazione avuta con l'ICE, di cui ovviamente ne sono grata, ho avuto appunto l'opportunità di poter approfondire insieme a l'ICE questa regola, che diciamo un po' bistrattata dal mondo imprenditoriale, nel senso perché è una regola di cui forse si conosce poco, ma ha una grande rilevanza.
E poi, essendo una regola generale, appunto, normalmente non si vanno neanche a vedere le regole generali, ma il cumulo ci consente delle facilitazioni per ottenere la nostra origine preferenziale, ma anche qui dobbiamo sempre ricordarci la disciplina del cumulo nello specifico accordo. Il cumulo non è una regola generale, non è una regola sempre uguale a seconda dei diversi accordi. Con l'accordo con la Tunisia abbiamo un determinato cumulo, con UK ne abbiamo uno diverso. Ecco, il cumulo con UK è un cumulo bilaterale totale. Cosa significa? Che io che in una produzione eseguita in uno dei due paesi, quindi UK o Italia barra Unione Europea, sono considerati originari di UK o Unione Europea anche i prodotti dell'altro, i materiali dell'altro, originari dell'altro paese, se ovviamente sempre la produzione che io ho realizzato nel mio paese è superiore a quelle alle lavorazioni insufficienti che abbiamo appena visto. Quindi che vuol dire? Che io posso, ad esempio, in Italia utilizzare un materiale originario, devo averne ovviamente documentazione probatoria di origine preferenziale UK, lo posso utilizzare nella mia produzione italiana e considerarlo come un materiale pratica di origine preferenziale europea. Non lo vado a considerare come un materiale non originario, quindi deve rispettare quelle regole di trasformazione. Ovviamente sempre che io realizzi qui in Italia una lavorazione superiore a quelle insufficienti che abbiamo visto. Quindi ho questa unione in termini di materiali, ma anche di fasi di produzione. Per questo si parla di una regola totale, cioè che coinvolge e i materiali e le modalità di produzione. Che vuol dire? Che una parte di una produzione, abbiamo visto, in alcuni casi le regole sono connesse proprio a un processo di fabbricazione. Beh, quel processo di fabbricazione potrà essere svolto in parte in UK, in parte in Italia, per l'Unione Europea, e ottenere così nel mio prodotto finale che ho realizzato in Unione Europea l'origine preferenziale nella vendita verso UK. Ecco qua, poi un altro aspetto, nella vendita verso UK. La regola del cumulo prevista dall'accordo è bilaterale, cioè vale solo... C'è qualcuno che vuole fare una domanda? No, ho sentito delle voci. Comunque sto per terminare, quindi poi apriamo le domande. È bilaterale, significa che vale esclusivamente fra UK e Unione Europea, in questo scambio commerciale. Non possiamo pensare di cumulare, quindi mettiamo di considerare di origine preferenziale come se fosse origine preferenziale europea, un materiale UK, se andiamo a realizzare un prodotto che non è rivolto al mercato inglese, ma si è rivolto, mettiamo, al mercato serbo, no? Perché cosa abbiamo qui? Abbiamo tre soggetti, UK, Unione Europea, Serbia. Non è più bilaterale, questo sarebbe un rapporto diagonale a tre e non è quello che prevede l'accordo concluso con UK. Io qui vi ho fatto alcuni esempi, vorrei vedere un po', ecco, i tempi per voi. Ok, vado un po' veloce per lasciare tempo alle domande. Ok, questo è un esempio appunto dell'applicazione della regola del cumulo. Avete qui citata appunto questo manuale fatto insieme a Lici, insomma poi passeremo le slide e potete anche appunto cliccare e ottenere così il manuale in PDF. E c'è appunto un esempio di due casi, di una bicicletta che è legata, come vedete, scusate, la voce doganale 8712 e la regola di origine MAX, questo è quello che proprio che trovate in sigla nell'accordo, MAX NOM, che vuol dire massimo di materiali non originari,
quindi la soglia massima di materiali non originali, del 45%. E qui vedete appunto una casistica che appunto vi fa notare come la situazione muti a seconda se si utilizzino materiali UK o materiali in paese terzo. Ve la lascio in lettura, poi se ne abbiamo tempo in conclusione la possiamo vedere insieme, però ecco, l'avete sicuramente, l'avrete con le slide per darvi una, diciamo, un'applicazione pratica. E nel secondo esempio invece è un esempio che riguarda più le fasi di lavorazione, appunto il jeans, un capo di abbigliamento che è collegato invece, vedete, a una regola di origine di produzione di tessitura abbinata alla confezione comprendente il taglio. Il caso se appunto questa lavorazione viene in parte svolta in UK, in parte poi terminata in Unione Europea e Italia, poi se quel jeans viene venduto al mercato britannico potrà ottenere l'origine preferenziale europea, anche se la produzione richiesta viene un po', diciamo, splittata, suddivisa fra i due paesi, ma ricordate, solo fra questi due paesi, UK e Unione Europea, non altri, perché il rapporto è bilaterale. Altra regola generale che è bene ricordare, che è una regola di favore, nel senso che è un, appunto, come leggete, una tolleranza. Un prodotto può essere di origine preferenziale anche con una presenza di materiali non preferenziali e non trasformati sufficientemente, quindi che non hanno soddisfatto la regola. Questa presenza è tollerata al massimo per il 15% in peso per i beni del capitolo da 2 e da 4 a 24 e altrimenti del 10% di valore per gli altri beni, escluso il mondo del tessile, che sono i capitoli 50 a 63. Cioè, che cosa significa? Io posso comunque utilizzare materiali non originari, quindi non UE, non UK, ma non so, cinesi, tunisini, serbi, statunitensi, senza che questi soddisfino le regole di cui è l'allegato 3, ma la loro soglia per questi, per generalmente, diciamo, in termini di valore al massimo del 10%, salvo le diverse ipotesi per, legate al peso. Altro aspetto importantissimo. Abbiamo visto un po' in queste regole specifiche e generali come si acquisisce la origine preferenziale europea, ma una volta acquisita, noi dobbiamo darne prova. Cioè, è inutile che l'abbiamo acquisita se poi non abbiamo documentalmente la prova. È quindi importante che otteniamo gli elementi probatori di questa origine preferenziale. Questi elementi probatori, in primis, sono richiesti alla fase doganale, cioè il momento in cui c'è proprio lo scambio, l'importazione del bene in Regno Unito o in Unione Europea. L'accordo prevede due possibilità di prova al momento dell'importazione. Sono la conoscenza dell'importatore, cioè l'importatore si assume la responsabilità di dire alla dogana: io dichiaro che questo bene è di origine preferenziale. Ok, lo può fare, però attenzione, l'importatore che fa questa dichiarazione deve avere nel cassetto, nella sua scrivania, però le prove documentali a dimostrazione di quell'origine preferenziale che va a dichiarare lui. Prove documentali che sono fornite ovviamente dall'esportatore, perché ovviamente la richiesta alla dogana le deve ovviamente mostrare, altrimenti è una richiesta di origine preferenziale e di esenzione daziaria indebita, non dovuta. Ma la prova più usuale presentata è appunto l'autodichiarazione in fattura dell'esportatore, che già ci ha accennato Gabriella prima. È una, come vedete, richiesta solo per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro con la connessione alla registrazione al sistema REX, che vuol dire che io, se realizzo una cessione all'esportazione per una spedizione sotto il codice, sotto il valore di 6.000 euro, io ovviamente trascrivo questa dichiarazione in fattura dell'origine preferenziale,
maniera autonoma. Ma se la mia spedizione ha un valore superiore, per poter trascrivere questa autodichiarazione di origine preferenziale, io devo essere registrato al sistema REX. Una registrazione velocissima, è molto facile da ottenere, si ottiene in qualche giorno, non comporta, come non so se qualcuno di voi ha realizzato lo status di esportatore autorizzato, come appunto ci riferiva l'attrezzo migliore, che riguarda altri rapporti con altri paesi terzi, non so, appunto Albania, Israele, Svizzera e così via, lì c'è un'istruttoria della dogana. Nel REX non c'è un'istruttoria, è un rapporto, proprio una registrazione al sistema, quindi molto più snello. E mentre quando noi riceviamo delle, siamo in acquisto, siamo in import, quindi abbiamo delle forniture da UK, noi noteremo questa, sempre questa autodichiarazione del fornitore inglese, in cui lui invece indicherà non un codice REX, ma sarà sufficiente per lui indicare il codice GB e ORI, cioè appunto le ORI di cui parlava prima Gabriella, ovviamente con questo al mondo UK. Questa è, vi ho estrapolato anche qui in questo caso dall'accordo, la dichiarazione che dovete indicare per l'origine preferenziale. Questa è l'autodichiarazione dell'esportatore in tema di origine preferenziale. La può inserire nella fattura come in qualsiasi altro documento commerciale, in cui però attenzione vi sia una descrizione analitica della merce. Notate qui, questa è la dichiarazione, ovviamente in calce trovate delle note che spiegano la compilazione della dichiarazione, avrete quindi con le slide anche questo documento che vi potrà essere utile. Rischi, siamo in chiusura, i rischi connessi all'origine preferenziale un po' ovviamente li avete già percepiti, se siamo noi a importare e ci troviamo un'origine preferenziale dichiarata dal nostro fornitore UK, e questa origine preferenziale in realtà non è valida, va a dichiarare il falso, quindi problemi in merito all'origine preferenziale UK, noi all'importazione rischiamo una revisione di accertamento con la richiesta del pagamento del maggior dazio, quindi ci annullano l'esenzione e torniamo al dazio normale, cosiddetto erga omnes, di cui dicevamo prima. E purtroppo anche relative sanzioni doganali, non rileva la nostra buona fede. Sanzioni definite dall'articolo 303 del TULD, questo TULD è il testo unico delle leggi doganali del lontano 73. In export che cosa rischiamo? Abbiamo detto, non siamo noi a essere impattati dalla questione erariale, perché in export non abbiamo alcun dazio da pagare, in tema di, siamo nel mondo dell'origine preferenziale, quindi non abbiamo la questione non parliamo della questione della non imponibilità IVA. L'origine preferenziale determina solo questioni daziarie. Lì noi non rischiamo nulla, come abbiamo detto, il rischio è per il nostro cliente, però purtroppo noi rischiamo forse qualcosa di più, che non è più una questione tributaria, ma penale. Se noi andiamo a dichiarare un'origine preferenziale europea con la nostra autodichiarazione in fattura, beh, noi ne subiamo un'imputazione di falso in atto pubblico, qualora appunto questa dichiarazione non sia veritiera, qualora noi non riusciamo a provarne la correttezza. Oltre a questo, ovviamente, poi ci saranno le conseguenze invece tributarie, invece in capo al nostro scusate, cliente britannico, al quale sarà chiesto il pagamento del dazio totale. Quello che io in questa slide mi voglio far rammentare è un impatto indiretto inverso, vabbè, termini complicatissimi, ma per dirvi in quello di cui vi ho accennato all'inizio, attenzione che il fatto che UK sia fuori dall'Unione Europea, oltre a complicarci un po', come abbiamo visto, i nostri rapporti commerciali tra noi, Italia / Unione Europea e Regno Unito, complica anche i nostri rapporti commerciali tra noi, Italia / Unione Europea e qualsiasi altro paese terzo accordista con il quale noi commercializziamo. Se io vendo un bene finale
ad esempio, dicevo, non so, verso la Serbia, verso la Tunisia, o verso la Corea. E attenzione, se io vado a utilizzare nella produzione che compio qui in Italia barra Europa un materiale UK, attenzione, questo materiale UK deve subire la trasformazione sufficiente prevista dall'accordo tra Unione Europea e Tunisia e Albania e Corea affinché io possa poi ottenere un bene finale di origine preferenziale europea per lo scambio con la Tunisia o per lo scambio per l'Albania o per la Corea. Quindi c'è attenzione alla nostra catena di approvvigionamento. È questo che vi rammento, nel senso che l'incidenza indiretta, che se noi utilizziamo materiali UK, quindi appunto il nostro approvvigionamento è verso UK, assolutamente attenzione a quello che poi noi andiamo a redigere in tema di origine preferenziale verso quegli altri paesi, perché ovviamente possiamo poi ricadere in quella responsabilità di cui prima, se io vado a dichiarare un'origine preferenziale del prodotto che vendo in Corea del Sud, e poi in realtà non la ho l'origine preferenziale per utilizzare un materiale UK che non è più europeo, ma è paese terzo, e quindi deve essere trasformato in base all'accordo con la Corea, e mettiamo la mia fabbricazione non è tale, io che ho dichiarato il falso, e quindi ho un'imputazione in termini penali. Quindi attenzione a questo rapporto anche con paesi terzi. Quindi questo chiudo, così possiamo aprire a qualche domanda se qualcuno vuole. Attenzione, il focus, se io sono nella fase di importazione, attenzione ad avere la corretta prova di origine preferenziale dal proprio fornitore britannico, perché noi andiamo a dichiarare l'esenzione zero presso la dogana italiana nel momento che noi importiamo, però attenzione che quella prova sia idonea, perché poi ne rispondiamo noi, come vi ho detto, non la nostra buona fede non ci esime da responsabilità. Apro chiuso parentesi, Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord abbiamo detto che è in pratica territorio doganale unionale, il rapporto è regolato sempre dalla disciplina intrastata, intraunionale, però veramente attenzione agli acquisti che noi realizziamo dall'Irlanda del Nord, che appunto in sigla è ICSI e che è un acquisto intra UE, perché il problema è a monte tra UK e Irlanda del Nord. Il passaggio di merci da UK a Irlanda del Nord avviene normalmente senza imposizione daziaria, qualora si utilizza questo termine, no risk of subsequently being moved into the union, cioè se l'impresa va a dichiarare che la merce non rischia di essere poi movimentata, spedita verso l'Unione Europea, la merce passa da UK a Irlanda del Nord senza aspetti daziari. Se accade questo e poi la merce dall'Irlanda del Nord passa invece in Unione Europea, perché ad esempio lo acquistiamo noi, è un problema, perché potrebbe essere così eluso tutto il mondo l'aspetto doganale, perché quella merce in realtà è merce di origine UK, e noi dovremmo fare un'importazione, scusatemi, con pagamento di dazio. E invece in questa maniera viene coperta da un acquisto intraunionale non corretto. Quindi attenzione a queste movimentazioni dall'Irlanda del Nord, che siano effettivamente di merce unionale e non così movimentata da UK. Focus invece nella fase di esportazioni e quindi l'uscita delle merci. Quindi avete capito, un'analisi attenta alla produzione del bene che andiamo a compiere alla luce delle regole di origine che vediamo nell'accordo inerenti al nostro prodotto. Quindi dobbiamo quindi conoscere in primis la voce doganale e conoscenza del fatto che questa origine deve
essere da noi documentata, quindi documentazione in merito al materiale utilizzato, ad esempio al loro valore, se la regola fa riferimento al loro valore, alla tipologia, se la regola fa riferimento alla voce doganale. Ecco, questa è tutta questa consapevolezza. E ovviamente sapete chi è già nel mondo dell'export, l'importanza della dichiarazione del fornitore, per la quale nel mondo Unione Europea, UK, è stata questa prova dilazionata nel tempo, cioè l'azienda può ottenere relative dichiarazioni del fornitore sino al 31/12/2021, cioè anche se adesso non ce le ha, può andare avanti, ma poi a gennaio 2022 dovrà averle. Tutto ciò per la nostra esenzione dei dazi nel rapporto con UK, a favore del nostro cliente. Mentre attenzione nella valutazione dei materiali, delle lavorazioni britanniche che sono da considerarsi non di origine preferenziale europea, nel momento in cui andiamo a realizzare un prodotto verso paesi terzi. L'ultima parte della nostra relazione. Quindi attenzione, talvolta purtroppo alcune aziende hanno dovuto rivalutare tutta la propria supply chain, cioè mutare quindi i propri fornitori proprio per mantenere poi un'origine preferenziale europea verso il mercato giapponese, messicano e così via. Ok. Io ho concluso, questa è una slide che vi ricorda i documenti base richiamati nella nostra esposizione e vi è appunto questi due link, se volete appunto conoscere proprio l'accordo, averne, come vi ho detto, è importantissimo avere contezza dell'allegato 3 per contezza delle regole generali. Qui in questo link potete scaricarvi direttamente l'accordo definitivo in lingua italiana. Qui avete menzione esatta delle vari capi e sezioni dell'accordo di riferimento. E qui questo è un link alla direzione generale della Commissione Europea in appunto Taxud, che si occupa dell'organizzazione doganale, in cui vi sono molte ovviamente chiarimenti della Commissione Europea proprio gli aspetti doganali di gestione dei rapporti con UK. Ok, vi ringrazio di questa attenzione, capisco l'argomento un po' ostico, e se avete delle domande oppure non so se la Camera di Commercio pensa di aver tempo per le domande, io sono disponibile ovviamente. Grazie Elena, abbiamo ancora sì direi quasi 25 minuti okay. Di tempo se ci sono delle domande. Tu riesci a vederle le domande? Allora io ho due finestre, ho domande e risposte e chat, certo. Quindi apro un attimo adesso al volo le domande e grazie, risposte Elena. E do lettura. Sì, Michele, una prima, premesso che molti vi ho risposto io nel mentre tu parlavi, lo okay. Evase. C'è invece un'azienda che ci chiede sul logo approvato all'export. Sì. Io le ho già inviato la circolare delle dogane con i riferimenti, però chiede se, e questa è una cosa onestamente, se lo sdoganamento presso luogo ha dei limiti per essere richiesti. Che io sappia, no. Tu hai notizie diverse? No, non ci sono limiti, ci sono requisiti. Requisiti sono appunto un'azienda che esporta ovviamente. Sì, ma requisiti ci sarà un minimo di istruttoria anche per il presso luogo all'export, sì. Va a verificare, come accennavi te, soprattutto all'aspetto dei magazzini, perché vanno a verificare che il magazzino insomma non sia così all'aria aperta e abbia dei minimi criteri di sicurezza. C'è sempre una verifica sulle condizioni oggettive, sempre. Sì, sono oggettive, a livello di criteri soggettivi, per carità, può esserci un riferimento, dobbiamo un po' verificare la figura del legale rappresentante, un po' che non abbia tipo delle condanne penali, oppure che l'azienda non abbia l'ultimo triennio o carico di infrazioni o gravi o ripetute, quindi questo perché comunque si tratta di una non come la EO assolutamente, ma comunque di un rapporto fiduciario che si deve instaurare tra l'azienda e la dogana, quindi si vanno a guardare anche questi aspetti soggettivi. Infatti se un'azienda fosse già EO
è molto più semplice ottenere questa autorizzazione. È quello che abbiamo detto prima. Assolutamente, infatti convengo proprio con te, cioè essere EOS, capisco, per l'azienda è molto oneroso, è un'istruttoria molto pesante, però una volta ottenuta questa, che è un po' una sorta di certificato di qualità. Io la chiamo la patente. La patente, però appunto ormai se un'azienda è EOS, l'agenzia dogane sa che insomma, è un'azienda affidabile, quindi tutte le richieste successive di autorizzazione vengono ovviamente svolte a livello istruttorio in maniera molto più veloce, perché già ritengono che tutti gli aspetti, criteri soggettivi di affidabilità siano già evasi in quanto a EO, e quindi vanno a vedere solo l'aspetto oggettivo, in questo caso in questione di magazzini. Te le leggo così interagiamo meglio. Poi c'è un'azienda che dice: è possibile verificare se le diverse esportazioni fatte nell'anno sono state tutte esitate positivamente entrando in un sito? Se sì, non ho capito bene quale. Ah, dovete verificarlo, non potete. Dovete assolutamente verificarlo. Come vi ho detto, voi avete una fattura e dovete avere, questo dovete è un mio consiglio, perché non è obbligatorio avere la dichiarazione doganale di esportazione. Spesso, non so se voi vi affidate, spesso anche a dei corrieri o comunque fate un ex work, cosa vi danno? Il codice MRN. Quindi voi avete solo l'MRN. Però vabbè, una volta, qualora voi abbiate comunque o la dichiarazione o solo il codice MRN, assolutamente non è sufficiente. Dovete fare ulteriore step. Prendere questo codice MRN, entrare nel sistema AIDA e inserirlo. Se io provo a questo punto fare un collegamento al volo in internet facendo una condivisione, esco un attimo, scusate a tutti, esco un attimo dalle slide e provo a fare la condivisione della mia rete internet, così lo vedete subito. Allora, vediamo, sicuramente farò qualche danno. Allora, chiudiamo questa condivisione. Condividi. Ah, scusate, prima devo accedere a internet e forse poi posso fare. Scusate, sto anche lottando col mouse. Ecco. Ok. Vedete qualcosa? Vedete il mio schermo forse? No, Elena. Non vedete nulla, bene. Riproviamo. Schermo, condividi. Adesso sì, penso. Adesso devi cliccare. Ok, ora sì. Sì, vero? Cioè, io apro proprio internet e metto nel browser, perché non lo ricordo a memoria, proprio agenzia dogane, AIDA MRN. Ecco, il primo risultato, quindi anche sempre che si collega al mio internet, non vedo molto reattivo. Vedete comunque notifiche di esportazione dell'MRN. Ok, accettiamo. Ups. Ecco, vedete, entriamo proprio nel sito dell'Agenzia delle Dogane, l'ADM. Ecco, notifica dell'esportazione, quindi Movement Reference Number, in sigla MRN, appunto digitale, qui dovete inserire questo codice e poi fate procedi e vi esce appunto il risultato, che se è uscita conclusa, ok. Normalmente cosa fa un'azienda? Fa questa procedura e poi si stampa proprio la pagina internet in cui c'è il sito dell'agenzia dogane, in cui vede indicato il proprio MRN e poi l'esito uscita conclusa. Prende questa stampa, la allega alla dichiarazione doganale di esportazione se ce l'ha, oppure all'esportazione, così è tranquilla, sa che quella, scusate, o alla fattura di esportazione, così sa che quella fattura è stata approvata nella sua uscita merce. Quello che io vi dico, appunto, dovete, tra virgolette, perché non è un obbligo normativo assolutamente avere la dichiarazione doganale di esportazione, perché chi vi dice che quel codice MRN si riferisce alla vostra fattura? Lo sapete con contezza solo se voi avete una copia della dichiarazione di esportazione. Quindi vi posso consigliare di richiedere sempre o allo spedizioniere l'eventuale copia. Scusami Elena, poi questa
C'è una signora che chiede scusa perché dice non le è chiaro, dice ma la verifica per mRNA vale anche per UK? Certo. Certo. Abbiamo detto che appunto è un paese terzo, dovete fare un'esportazione, vale per tutte le esportazioni. Lei quando realizza una fattura per UK, che cosa scrive? Scriverà non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8 di PR 633-72, lo stesso che va a scrivere se lei vendesse in Tunisia o negli Stati Uniti. E nella stessa maniera, lei dopo che cosa deve seguire quindi? La disciplina dell'articolo 8, che prevede proprio questo, avere un'esportazione con... A suo tempo si chiamava visto uscire, adesso a livello telematico si chiama appunto uscita conclusa di QLMRN, però assolutamente sì. Ci sono altre domande per te, le vedi? Allora, Linda, io vedo una Linda. Sì, sì. E allora, Linda ci dice, importiamo attrezzature da UK e rivendiamo in Italia. Ok, il mio quesito sta... Quando dobbiamo inviare gli attrezzi per revisione o riparazione alla casa madre in UK? Quindi trattasi in questi casi di esportazione temporanea. Chiedo gentilmente quali documenti debbano essere prodotti circa il trasporto in uscita IT verso UK. Come da istruzioni dei vettori corrieri ci hanno detto di emettere pro forma invoice, il valore della merce ovviamente viene indicato e anche la dichiarazione origine merce. Questa è una procedura corretta? Sì, Linda, nel senso che ovviamente voi state un'esportazione, dovete sapere che non ha alla base giuridica sempre una cessione, quindi una vendita, un passaggio di proprietà del bene, ma alla base può avere qualsiasi altra motivazione. Ma poi qua siamo in un caso proprio di perfezionamento, no? Potrebbe essere, sì, un conto perché riparazione, vanno... potrebbero fare entrambe le cose, possono fare o un perfezionamento passivo, che cosa significa? Che si manda via la merce, viene lavorata e poi rientra così a dazio, diciamo, dazio zero. Però il perfezionamento, il problema del perfezionamento è l'autorizzazione, è diciamo a livello pratico un'operazione complessa da un punto di vista burocratico, bisogna richiedere l'autorizzazione prima di aprire un perfezionamento, richiedere un'autorizzazione all'agenzia delle dogane per un perfezionamento è complicato, bisogna dare dei requisiti anche tecnici, innanzitutto il contratto di lavorazione, ma poi tutte le rese della produzione, più legato a questioni di poi produzione. Per la riparazione è preferibile, per rendere più snella la questione, o fare veramente una esportazione, si può fare assolutamente, sì, voi la chiamate un'esportazione temporanea, ma l'esportazione temporanea è un termine che si usava una volta, adesso appunto, come dice Gabriella, c'è il perfezionamento, in questo caso passivo, ma in realtà è preferibile fare per queste cose che sono eventuali e occasionali, semmai una esportazione normale, cioè definitiva, e poi se poi la merce rientra per evitare che voi, aziende italiane, paghiate nuovamente dei dazi, visto che probabilmente non ci sarà in UK una lavorazione tale da ottenere l'origine preferenziale UK, potete utilizzare un altro strumento molto più snello che si chiama la franchigia, la reintroduzione in franchigia, che vuol dire poter importare dei beni che io ho precedentemente esportato senza pagare alcunché, né dazio né IVA, se io li sto reimportando entro un lasso temporale massimo di 3 anni. Sicuramente la riparazione è in questo senso. E la fattura, Linda, che lei, o meglio, scusi, la documentazione commerciale che lei, con la quale lei vuole far accompagnare la merce, giusto che sia quella che le hanno riferito. Cioè, ovviamente lei non sta facendo una cessione, quindi non ha una fattura, però ci deve essere una documentazione che indichi il bene e giustamente il valore, perché comunque anche se non c'è una cessione alla base come un conto riparazione, quello che sta lei facendo, deve essere dato un valore alla merce e quindi lo spedizioniere doganale deve trovare questa indicazione da qualche parte, quindi di solito è un DDT valorizzato, appunto una proforma. Ok, poi ne ho un'altra domanda che torna sul luogo approvato, le aziende possono sdoganare presso i loro uffici con uno specifico software, si chiama sdoganamento centralizzato? Ok, nel senso, la prima domanda le rispondo sì, nella seconda le rispondo no.
Cioè, assolutamente sì, l'azienda può sdoganare in maniera autonoma. Voi aziende siete sicuramente abituate a sdoganare, cioè sdoganare vuol dire in maniera gergale presentare appunto dichiarazioni doganali di importazione, esportazione o anche altri aspetti, appunto, tipo perfezionamento. Tramite uno spedizioniere doganale, una casa di spedizione, però l'azienda può fare tutto questo anche direttamente, cioè è l'azienda che presenta la sua dichiarazione di esportazione, importazione che sia, all'agenzia delle dogane, senza quindi terziarizzare questo servizio. E questo viene semplificato proprio dall'esistenza, come dice questo, il nostro interlocutore, di software che consentono attualmente di fare dei collegamenti con il gestionale dell'amministrazione, quindi quello che emette le fatture, mettiamo in export, quindi spesso è anche, ha un nome tipo SAP, e assume questi dati e poi può realizzare il software, la dichiarazione doganale di esportazione che poi l'azienda X SRL flussa telematicamente con l'agenzia delle dogane. Deve ottenere l'azienda un'autorizzazione a fare questa comunicazione telematica, ma si ottiene in maniera facilissima in 1 o 2 giorni, e dopodiché diventa autonoma. Questa procedura si chiama dogana in-house, cioè dogana fatta a casa. Quello che invece lei dice, sdoganamento centralizzato, è tutta un'altra questione, che peraltro è ancora in itinere, quantomeno a livello unionale, a livello forse nazionale invece è stato già applicato. Che cos'è lo sdoganamento centralizzato? Mettiamo che lei è un'azienda di Parma e importa delle merci. Le merci arrivano in vari punti del territorio, diciamo in questo caso nazionale, limitiamoci, possono arrivare al porto di Genova, possono arrivare al porto di Napoli, al porto di Ancona, aeroporto di Milano, Malpensa. Bene, con lo sdoganamento centralizzato lei può fare l'importazione presso la dogana di Parma. Cioè non deve fare l'importazione a Genova, a Napoli, a Malpensa, ad Ancona. Lei fa sempre l'importazione a Parma. Dopo Parma, ovviamente, comunica questa attività a Napoli, Genova e così via. Così se c'è da fare un controllo, esce un controllo di visita merce, Parma delega alla dogana di Genova, mettiamo, e lì viene svolta la visita merce, ma poi direttamente il bene, i prodotti le giungono in azienda, perché lei ha già fatto l'importazione, quindi viene assolutamente ridotto tutto l'impatto doganale. Attualmente si potrebbe fare facendo un transito dalla dogana di Genova a quella di Parma e lei fare un importo a Parma, ma con lo sdoganamento centralizzato lei toglie una pratica doganale, quindi va anche che economizzare in termini di spese e di costi, perché fa solo l'importazione direttamente a Parma. Ovviamente ci vuole un'autorizzazione. Ok, vediamo, c'è un'altra domanda, leggo un'ultima domanda, qui tantomeno in domande e risposte. In un'esportazione triangolare nella bolletta doganale al campo 44 noi indicheremo il nostro numero fattura, ma non il nostro importo, perché qualora l'import venisse curato dal cliente finale, terzo soggetto, potrebbe vedere il nostro valore merce, giusto? No, perché dovete ricordarvi che un conto è l'esportazione e un conto è l'importazione. Cioè, mi sembra di aver capito, ecco, un po' la vostra operazione. Cioè, se quello che voi realizzate, mettiamo in Italia, è l'esportazione, gli dichiarate valore 10. Poi arriva la merce in UK con un'altra fattura e l'importatore andrà a dichiarare il valore di cui quella fattura, la fattura che accompagna la merce. Il cliente finale UK che va a fare l'importazione in UK non vede mai la dichiarazione doganale di esportazione, non la vede lui, il britannico o UK, né la vede l'agenzia delle dogane, salvo che apra una cooperazione amministrativa perché apra dei particolari controlli. Ma dovete avere l'idea che i due momenti sono separati, salvo che ovviamente in base alle rese Incoterm le due operazioni, esportazione e importazione, siano svolte dallo stesso soggetto. Ma normalmente fate un ex work, un FCA, voi fate l'esportazione.
Poi la merce continua nel trasporto per UK, in Inghilterra l'inglese fa la sua importazione e non vede assolutamente la bolla doganale, la dichiarazione doganale di esportazione, quindi non vede il vostro prezzo. Ok, un'ultima domanda qui. In principio si è detto che l'importatore UK deve avere un suo referente per importare. Giusto, per aziende esportatrici significa che ci deve essere un referente come per gli USA. No, penso Virginia, lei si è confusa nel discorso, aiutami anche te Gabriella, se arrivo, se un po' errate. Subito. Nel senso che non è per importare in UK, cioè, ovviamente qualsiasi azienda può importare, nel senso come anche noi, se io fossi la Elena SRL posso importare direttamente, voi importate direttamente. Nessuno è autonomo, quello che a cui penso si riferisse Gabriella all'inizio, in termini di sicurezza. Ho capito. Vai, esattamente. Gabriella. Allora, per alcune tipologie di beni è previsto che l'azienda italiana nomini una persona responsabile sul territorio britannico, i dispositivi medici, i cosmetici, alcuni macchinari. Se la legislazione di prodotto, nel caso di specie immagino che la signora, se non mi sbaglio, faccia agroalimentari, non prevede la nomina di una persona responsabile, non sarà altrettanto previsto in UK nominare una persona responsabile. La responsible person è la persona che viene ad interfacciarsi con l'organismo britannico laddove il governo, diciamo l'ente o l'organismo britannico abbia bisogno di verificare la sussistenza di alcuni requisiti, solo per alcune tipologie di beni, non nell'agroalimentare. Poi, diverso ragionamento è: ho bisogno di un distributore in UK? Beh, forse sì, dipende dalla tipologia di beni, anche in questo caso, se parliamo di vini, se parliamo di beni soggetti ad accisa. C'è un problema strategico, no? Logistico strategico. Mi conviene avere un distributore? Forse sì, se si esportano più referenze, ma diciamo in linea generale la persona responsabile, così come la intendiamo noi da un punto di vista tecnico-regolamentare, va nominata solo quando lo richiede il prodotto. E vi ho citato quali. Spero sia abbastanza. In ogni caso, tutte le domande le potete rivolgere a me, alla Camera di Commercio, all'indirizzo brexit@ice.it, siamo sempre disponibili. E vi ripeto, molte delle cose che state chiedendo, a parte gli aspetti proprio specifici, tecnico-doganali, che Elena vi ha magistralmente spiegato, per invece le questioni più ampio respiro o che non hanno un rilievo così specifico tecnico, al sito che vi ho citato prima troverete veramente di tutto. Anche e soprattutto la nuova legislazione fiscale e il nuovo assetto che si determina per le vendite online. Io prima non ho voluto nel mio intervento introdurre questo argomento perché altrimenti non ne usciamo più, però se ci scrivete e avete bisogno di aspetti, di capirne bene gli aspetti, sarò ben lieta di approfondire l'argomento con voi. Fermo restando, questa invece è una notazione di natura politica sul mercato che mi fa piacere lasciare alle aziende. Dopo l'aspetto tecnico di Elena, fateci fare la parte di ICE agenzia. Guardate che l'attenzione del consumatore britannico all'e-commerce è elevatissima. Vi sono stime che prevedono per il 2028 le vendite online arrivare allo stesso volume di affari delle vendite fisiche. Quindi chi si approccia al mercato britannico per la prima volta sappia che l'aspetto comunicazione, social, sito, e-commerce è fondamentale, proprio fondamentale, forse anche più di tutti gli aspetti tecnici che quelli poi li risolviamo. Però l'approccio iniziale, abbiate attenzione se vi affacciate al mercato inglese, all'e-commerce. E io poi vi lascio perché devo scappare. Ok, penso che ci siamo.
Forse ecco, io vedo qui in domande una domanda molto tecnica e molto problematica, nel senso che si riferisce a un problema di cui dicevamo prima, problema di ottenere appunto proprio il visto uscire a seguito dei problemi avuti nel passaggio Francia-Inghilterra. Qui appunto l'azienda ci scrive, effettuiamo parecchi export, tutti iscritti a diversi envelope, quello che appunto abbiamo citato prima che utilizza la Francia, e molte sono non concluse, l'MRN è scaduto. Ci è arrivata una comunicazione che sarà a cura dell'amministrazione doganale francese in accordo tra la Digitax, cioè la Commissione europea, e gli Stati membri, di inviare il visto uscire informatizzato entro la terza decade di settembre. Oggi però risultano ancora scadute, hanno diritti in merito. Rispondo volentieri a questa situazione, che è una situazione appunto emergenziale ai fini IVA di molte aziende italiane, e effettivamente è così. Migliaia, come vi dicevo, non hanno un esito. È corretto quello di cui avete avuto informazione? C'è un impegno adesso della dogana francese di appurare entro appunto settembre, grazie a questo accordo fatto con l'Unione Europea, tutte queste esportazioni. Peraltro appunto anche le operazioni che non risultano essere registrate nell'envelope hanno le stesse deficienze, cioè non hanno questo risultato dell'MRN. E in questi altri casi la procedura è un po' più complicata, nel senso che è richiesto un intervento da parte dell'azienda, ripeto, export non connesso all'envelope. Se non è connesso all'envelope, l'agenzia dogane è intervenuta proponendo una cosiddetta procedura semplificata che consente l'appuramento direttamente da parte dell'ufficio italiano, se è lì che è stata emessa la dichiarazione doganale di esportazione, e con un'istanza da mandare via PEC entro il 30 settembre. Ma questo per quanto riguarda quelle sconnesse all'envelope. Se lei ha operazioni connesse all'envelope, effettivamente la Francia attualmente che si è presa questo impegno, ed è un problema veramente attuale. Cioè, l'agenzia dogane è uscita con una sua pronuncia, ovviamente di prassi, dell'inizio appunto di agosto, la nota mi sembra del 6 agosto, proprio a riguardo di questo aspetto. Se vuole aver contezza, dovrebbe fare riferimento appunto alla nota 289964 del 6 agosto 2021 dell'Agenzia delle Dogane, e troverà tutto appunto la posizione che va a chiarire questo deficit di visto uscire sulle nostre esportazioni italiane. Ok. Grazie Elena, sì, grazie. Abbiamo esaurito. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio tantissimo per l'efficacia, per la completezza, ci tengo a dirlo, anche per la generosità nelle risposte alle nostre aziende. Le mail che hai mostrato le prendiamo in carico noi e le passeremo direttamente a tutte le aziende partecipanti a questo webinar. Camera di Commercio ringrazia ancora la dottoressa Bossa, la dottoressa Migliore e le aziende che hanno partecipato. Rimaniamo a disposizione al nostro consueto indirizzo, anche commercioestero@pr.cancom.it, per domande che sorgessero in esito a questo webinar. Grazie e buona giornata. Grazie a voi tutti, buona giornata. Grazie. Buongiorno.